ringrazio tutti quelli che sono venuti qua oggi. Io sono Paolo Putti, sono portavoce del capogruppo del Consiglio Comunale qua a Genova. Abbiamo scelto di ospitare qua come gruppo consigliare del Comune di Genova questo momento di confronto del movimento con le piccole e medie imprese, perché volevamo in qualche modo restituire alle piccole e medie imprese l'importanza e la rilevanza che hanno per noi all'interno della nostra comunità, ma che secondo noi dovrebbero avere per quello che hanno saputo costruire in questi anni in Italia e quindi anche nella nostra città e nella nostra regione. Oggi cercheremo assieme di condividere delle azioni che sono state fatte politiche, cercando di da una parte trovare risposte, dall'altra cercheremo anche da voi, dalle piccole e medie imprese, da chi lotta sul campo tutti i giorni per la sopravvivenza, per vedere realizzata quelle capacità imprenditive e imprenditoriali italiane. Vorremmo da voi avere anche una restituzione rispetto a quelli che sono i bisogni e che sono le letture delle difficoltà che affrontate tutti i giorni. L'intento è questo, è un intento di crescita da un lato. Lo so che come piccoli imprenditori si è abituati a in qualche modo concretizzare, essere quindi molto concreti. Noi vorremmo davvero oggi riuscire ad uscire di qua un po' cresciuti, entrambi. Voi nella consapevolezza che potete avere delle persone di riferimento all'interno delle istituzioni e per noi nell'aver imparato qualche cosa per essere utili, per essere portavoce e quindi servitori in qualche modo di un mandato dei cittadini e quindi anche delle piccole e medie imprese. Passo ora la parola ad Alice, che è la nostra candidata in regione, e poi pian piano ai parlamentari. Grazie. Grazie Paolo. Vorrei chiamare tutti i candidati consiglieri presenti a venire qui e presentarsi, anzi li presentiamo noi. Prego, tutti quanti. Vicepresidente della Commissione Finanza, che ci parlerà di piccole e medie imprese. Grazie. Intanto voglio avvisare i candidati che vi aspetta un nuovo modo di fare politica. Noi siamo qui tra l'altro per presentare un evento molto bello. Abbiamo realizzato con i nostri stipendi, tagliandoci gli stipendi, un fondo per le microimprese, per far accedere ad un finanziamento le persone che hanno bisogno di realizzare un'idea e concretizzarla. È la prima volta nella storia della Repubblica Italiana che dei politici, piuttosto che prendere dallo Stato, danno allo Stato. E quindi voglio anticipare, ma so perfettamente che voi, facendo parte della lista del Movimento 5 Stelle, questa cosa già vi è ben chiara, che stare in politica per il Movimento 5 Stelle significa dare innanzitutto, ed essere contenti nel dare. Questo è qualcosa che c'è nel nostro movimento, perché ci sentiamo cittadini di un paese bellissimo che è stato
spogliato in qualche modo, è stato spogliato dalla politica negli ultimi decenni. E quindi la nostra inversione di tendenza è proprio partire da noi stessi. Quindi vi sembrerà strano, ma noi diamo sorridendo, non è veramente un'esagerazione. Però ci vogliamo sentire sempre parte della collettività in cui viviamo. E questo è quello che ci contraddistingue. Tant'è vero che in Parlamento e nei consigli regionali, dovunque è presente il Movimento 5 Stelle con le proprie proposte, spesso viene emulato dal punto di vista comunicativo, tutti si sovrappongono ai nostri messaggi per in qualche modo confondersi con noi. Ora c'è Renzi, ora c'è Salvini, ora c'è quell'altro, però nessuno ci ha imitato nella restituzione dei soldi. E quindi questo dà la misura della credibilità, perché si parte sempre da se stessi prima ancora di andare a dire un messaggio magari davanti ad una telecamera, no? Quindi la credibilità di una persona è l'esempio vivente che questa persona dà nel fare politica. Però non voglio, diciamo, magari annoiarvi con le mie digressioni e con i miei pensieri. Per venire al punto, come dicevo, noi abbiamo aperto questo fondo che adesso è operativo, in cui ci sono 10 milioni di euro dei nostri stipendi versati, e attraverso il Ministero dello Sviluppo Economico questo fondo appunto è gestito, e le persone che vogliono appunto accedere a questo finanziamento, che può arrivare fino a 35.000 euro da restituire in 10 anni, possono farlo anche a livello provinciale andando a chiedere informazioni proprio operativamente attraverso la rete di consulenti del lavoro presenti anche in ogni provincia. In più il Ministero dello Sviluppo Economico metterà a disposizione poi un modulo attraverso il quale poi si accede a questo finanziamento. E quindi siamo a disposizione per tutte quelle che sono le modalità operative e per quello che riguarda questo aspetto. La piccola e media impresa italiana, bene, e qui si apre un mondo. Più che di piccola e media impresa in Italia, si deve parlare di impresa italiana, perché l'impresa in Italia è la piccola impresa, è la nostra inventiva che si concretizza in una piccola attività, che poi magari può crescere, che può svilupparsi. Ed è proprio questa l'attività che è stata maggiormente spogliata e penalizzata, perché attraverso i grandi appalti e le pressioni lobbistiche la politica prende voti, e invece spesso tutto questo viene pagato da chi quotidianamente combatte e lotta per poter realizzare un'impresa. Noi vediamo purtroppo, i negozi, le attività in Italia che sono la nostra spina dorsale, che sono costrette a chiudere, schiacciate dal peso di una pressione fiscale che arriva a praticamente a sforare ampiamente il 50% dei fatturati e di un mare di adempimenti burocratici a cui lo Stato sottopone il piccolo imprenditore. Quindi io sono in Commissione Finanze, abbiamo approvato in Commissione Finanze la famosa delega fiscale, in cui sono scritti e sanciti tanti bei principi per anche agevolare la vita agli imprenditori. Bene, dopo più di un anno il governo quei principi non li ha assolutamente messi in atto attraverso i decreti delegati.
L'unica cosa che si è in qualche modo prodigato a fare è alla vigilia di Natale introdurre un articolo in un decreto delegato in cui si stabiliva che in sostanza essere falsi nei confronti del fisco non era reato fino ad una certa percentuale di fatturato, quindi significa che più grandi si era, più in qualche modo tu potevi falsificare le carte di fronte allo Stato. Questa è stata, diciamo, il principale provvedimento che il governo ha proposto in tema di impresa, in qualche modo nella concretizzazione della delega fiscale. Però questo oggi è un giorno in cui dobbiamo sicuramente dare invece il nostro contributo concreto e fattivo. Chi mi conosce sa che invece da parte nostra c'è sempre l'accoglimento di tutte le anche disagi che a volte vive questo settore così ampio. C'è il settore dei balneari che spesso da noi viene a cui ho riconosciuto qualcuno che con cui ho dialogato in questo periodo e saluto e ricordo che la nostra porta è sempre aperta per combattere. A volte dicono che noi fermiamo l'aula. Lo sapete perché l'altra volta abbiamo fermato l'aula? Durante la notte a un certo punto abbiamo dovuto far passare un nostro emendamento che prorogasse la compensazione delle cartelle esattoriali con chi vanta crediti nei confronti dello Stato. Quindi è pazzesco, per una cosa che dovrebbe essere normale. Noi siamo quelli appunto che blocchiamo le aula perché? Per far passare un qualcosa che dovrebbe essere normale in un paese civile. Siamo riusciti ad evitare che venisse triplicata l'aliquota dal 5 al 15% per le microimprese, per le piccole partite IVA, sostanzialmente. E questo l'abbiamo fermato nel milleproroghe, così anche l'aumento dei contributi. Quindi quando ci vedete che in qualche modo vi raccontano che noi facciamo qualcosa di eclatante, in sostanza stiamo semplicemente cercando di far diventare legge quello che è normale. Quindi stateci vicini come siete, come in questo momento siete in tanti, cercate di andare oltre quelli che sono i messaggi di massa di una comunicazione che ha paura, chiaramente, di un sistema che ha paura di queste persone che improvvisamente danno qualcosa e non prendono perché magari pensano ma vuoi vedere che prima o poi sarò costretto pure io a dare qualcosa e quindi per questo veniamo combattuti. Però noi non ci fermiamo, siamo qui, siamo forti e ci auguriamo che nella regione Liguria, come è necessario che siano, entrino altre persone che continueranno a dare qualcosa allo Stato, perché è alla regione che ne abbiamo tanto bisogno. Passiamo la parola a Mattia Santinati della Commissione Attività Produttive e Commercio. Prego. Grazie. Mi alzo in piedi, grazie a tutti, grazie per l'invito in una sala bellissima che mi fa, che mi inorgogliosisce di dire sono italiano. Noi siamo questi, noi siamo quelli che facevano queste cose qua. Non dimentichiamocelo mai. Saluto anche altri due colleghi deputati che sono qui tra noi, sono Sergio Battelli e Matteo Mantero di Genova. E mi voglio presentare. Io sono un ingegnere, ho fatto il libero professionista e ho aperto anch'io la mia azienda, la mia piccolo studio che facevo degli impianti di energia rinnovabili
E mi sono trovato anch'io, come voi, come tanti sono qui in sala, a fare l'imprenditore. Tutti pensavano che io fossi A, pieno di soldi, e B, e vedessi il fisco tutti i giorni. Questo era lo stato che ci pensava dei grandi evasori, e qui i nostri dipendenti, ma anche la gente comune, dicevano: beh, ma voi, tu, lei farà un sacco di soldi. Io non ho mai visto un imprenditore che apre un'azienda per fare soldi. Questi imprenditori non esistono. L'hanno fatto, qualcuno magari, forse qualcuno nei meandri ci sarà, ma un imprenditore apre un'azienda per metterci del suo, perché ci vuole mettere la faccia, ci vuole mettere il coraggio, ci vuole mettere la sua famiglia, ci vuole mettere le sue risorse per dare un futuro. Quindi, questo io vorrei che fosse chiaro per tutti. Ora, vediamo chi siamo noi italiani. Il Movimento 5 Stelle non è un movimento del no, anzi, oggi vi faccio vedere un video, dopo lo commentiamo insieme, che non abbiamo fatto noi, ha fatto il governo. Quindi faccio pubblicità al governo, però dopo lo commentiamo insieme. Allora, prima del video parliamo di due numeri. Ora, a me spiace che non ci sia qui nessuno della Commissione Giustizia. Parliamo di un primato italiano. L'Italia ha appena battuto la Romania e siamo primi in Europa in corruzione. Su 60.000 carcerati, proviamo a pensare quanti sono stati. Facciamo tornare un attimo indietro. Su 60.000 carcerati, 11 sono per corruzione. Lo so, fa ridere, però vuol dire che in Italia questo tipo di governo aiuta il furbetto, aiuta chi fa il furbo, che tanto in carcere non si va, addirittura alzano la asticella per tantissime pene. E pensiamoci un secondo, anche dal punto di vista commerciale, allarghiamolo dal punto di vista anche internazionale. Quali sono le aziende che verranno qui da noi? Non certo quelle che vogliono lavorare bene, non certo quelle che trovano una giustizia giusta, verranno quelle che vorranno essere un po' più furbacchioni, vorranno fare i soliti furbetti di quartiere. Ecco perché la nostra economia non è attrattiva anche dall'estero, soprattutto anche per la corruzione. Facciamo un passo indietro e vediamo un attimo il video fatto dal governo, non da noi.
quelli che all'estero vanno molto bene, ce lo dice anche il governo. Le aziende italiane all'estero vanno da Dio, noi abbiamo una creatività che siamo primi al mondo. Il problema è le aziende che restano in Italia e il governo che fa? Noi abbiamo visto anche che stiamo facendo delle manifestazioni, l'Expo. Allora però io vorrei capire perché il governo non controlla l'Expo, io vorrei capire perché c'è tutta questa corruzione dentro l'Expo. Magari la filosofia dell'evento potrebbe anche essere giusta, però perché tutte le volte che dobbiamo fare degli eventi dobbiamo cementificare? Perché tutte le volte gli appalti vengono sempre dati a quelli? Perché tutte le volte troviamo gente corrotta che gestisce queste cose? Dicono che noi siamo i primi per quanto riguarda la ricerca aerospaziale, perché in ogni legge di stabilità c'è un taglio alla ricerca universitaria che va dal 5 al 7%. Io mi chiedo perché, visto che siamo così bravi. E sul turismo ci arriviamo dopo. Perché i beni di lusso vengono tassati così tanto e tutti se ne scappano via? Allora, perché chi fa soldi è considerato un ladro oppure un evasore? Io vorrei commentarle con voi queste cose. Perché? Allora, io parlando, andando in giro a parlare sempre con gli imprenditori, io penso che un imprenditore non voglia aiuti, non voglia finanziamenti, non vuole elemosina, non vuole favori. Uno che lavora bene vuole che lo Stato gli dia ciò che gli deve, vuole uno Stato giusto, vuole un fisco equo. Non è possibile che l'Italia l'anno scorso abbia ancora da pagare i propri debiti con le aziende che ammontano ancora 36 miliardi. Questo non è possibile. L'Italia è il peggior pagatore d'Europa. Ci ha sanzionati anche la Comunità Europea a giugno dell'anno scorso. E quando ci ha detto io vi sanziono perché voi dovete sbrigarvi, cercano di darci, dovete trovare delle soluzioni strutturali perché l'Italia è ancora così indietro con i pagamenti. Renzi aveva detto, e poi spero di non citarlo più Renzi, perché io voglio parlare di qual è la nostra filosofia, che cosa vi proponiamo oggi, perché siamo qui oggi, delle cose concrete. Renzi va in giro dicendo che aveva pagato tutti i debiti, li avrebbe pagati entro giugno, vabbè forse lì non ci credeva neanche lui, diceva a San Matteo, diceva entro ottobre, forse non aveva specificato l'anno, e ha detto da Vespa che li aveva pagati tutti, e Vespa gli ha fatto le pulci, gli ha detto no, Vespa, non il Movimento 5 Stelle, Vespa. Allora, perché dobbiamo parlare, perché ci devono raccontare delle balle? Uno, io penso che sia uno Stato giusto, un fisco certo. Io mi ricordo che quando mi arrivava una fattura, quando io mandavo una fattura e il cliente non mi pagava 10.000, 15.000 euro, erano soldi quasi persi, perché andavo dall'avvocato a fare ricorso e facevo l'ingiunzione di pagamento, lui mi faceva la controingiunzione, erano sempre meglio. Via. Pochi maledetti e subito. Era questo che un imprenditore fa, ma io ci avevo lavorato. Io avevo del personale. Allora, è possibile avere uno Stato giusto? Certo. Si può fare con delle leggi? Sì. Io voglio dire che c'è una legge depositata in Commissione Giustizia che il governo vuole depenalizzare il mancato pagamento IVA. Cioè, se uno non paga le tasse, l'IVA, viene depenalizzato. Eh no, signore, un attimo. Lo Stato, se è giusto, dovrebbe dire piano. Ci sono due categorie di persone. Ci sono le persone che non pagano l'IVA. Perché? Perché magari non riescono a pagarla. Perché magari devono pagare i propri dipendenti. Ma perché magari preferiscono pagare altre cose. Perché magari vantano dei crediti dalla pubblica amministrazione. Non puoi dire che se non pagano l'IVA sono dei criminali. Mentre dall'altra parte devi punire giù duro, prendere e controllare chi non paga l'IVA per evadere le tasse. Non si possono mettere tutti sullo stesso piano. Uno Stato giusto è uno capace di verificare anche la cosa. Allora io dico, ci voleva il Movimento 5 Stelle per fare la compensazione prima quella che vuoi toccare. Chi vanta dei crediti dalla pubblica amministrazione mi arriva una cartella di Equitalia, compenso. E
tante aziende sono fallite perché avevano dei crediti e non riuscivano a pagare i debiti. E sono fallite, io vengo dal Veneto, quando le cose sono andate bene, perché qualche imprenditore ha fatto qualcosa di peggio. Allora, questo si vuole un fisco giusto. Allora, parliamo un secondo, quando io prima ho detto perché le aziende non vogliono i finanziamenti? Perché potrebbe essere, dirmi, ma come no? Io ho una cosa nuova, è giusto che arrivino dei finanziamenti. L'Italia riceve 35 miliardi di finanziamenti dalla comunità europea tutti gli anni. Sono stati fatti degli studi e un tecnico del governo Monti, quindi dei professori, disse che il finanziamento è giusto soltanto quando va a promuovere qualcosa di nuovo. Cioè, se io non vendo questo, perché il mercato non lo vuole più, e vado a finanziare le aziende che fanno questo, queste aziende moriranno. Io prenderò dei soldi, finanzierò quelle aziende, ma il risultato sarà che tanto questo non si vende. Allora, secondo questo tecnico, e non solo, la cosa un po' peggiore, l'imprenditore non è più legato tanto a quello che sa fare, al prodotto, ma è orientato al finanziamento, quindi è meglio non tanto fare un prodotto fatto bene, ma conoscere le persone giuste, vi ricordate che siamo sempre in Italia, per prendere i soldi, insomma, da imprenditore a prenditore. E hanno visto che 10 miliardi di questi sono finanziamenti che sono assolutamente non produttivi, non rendono nulla né alle aziende né allo Stato. Allora noi abbiamo detto, prendiamo questi 10 miliardi, io preferisco renderli produttivi. Come? Abbassiamo le tasse per tutti, abbassiamo l'IRAP. Ho questi 10 miliardi, quindi la proposta di legge è a costo zero, tanto mi viene, abbasso le tasse, e questo noi abbiamo scritto, l'abolizione dell'IRAP per le microimprese. Avevamo 10 miliardi, se ne avessimo avuti di più saremmo andati molto più alto. Perché l'IRAP? Perché la tassa, questa effettivamente è più ingiusta. Un'azienda investe e assume personale, indipendentemente da quello che fa utile, più fa questo, più tenta di crescere, più paga di IRAP. Questa è la tassa che non bisogna pagare. Le tasse sull'utile per me vanno bene, è anche giusto, ma non in questo modo. Abbiamo dato alle microimprese, che sono quelle che comunque vanno un po' meglio, sono quelle che hanno anche una funzione sociale. Nell'impresa ci lavorano tutta la famiglia. E quando io sento dire, ma le aziende se ne vanno all'estero perché la manodopera costa meno, non è proprio così vero. Allora, come si difende? Io sento, come si difende il Made in Italy? Non può essere che per... Allora, un passo indietro. Il Made in Italy è il terzo marchio nel mondo. Prima c'è la Visa, secondo c'è la Coca-Cola e il terzo è il Made in Italy. Quindi avercelo è un valore aggiunto, non indifferente. Allora, come si difende il Made in Italy? Andando a spulciare tutte le aziende che producono, cercando di capire, mettendo l'ennesimo bollino, l'ennesima burocrazia, che dopo devi correre, il vento deve correre per mettere il bollino e la burocrazia. Non lo so. Ma io penso che si difenda nel modo di aiutare le aziende che a produrre rimangono in Italia. Con questo sistema, con questo facendo in modo che un'azienda con un fisco giusto, con uno stato giusto, con un costo del lavoro adeguato, le aziende rimangono in Italia, anche perché non siamo i più alti come costo del lavoro. La Germania ce l'ha molto più alto, anche l'Austria. Allora, se un imprenditore se ne va all'estero, sono come i nostri giovani che per trovare il lavoro, perché siamo un paese un po' meritocratico, se ne vanno all'estero. Io sinceramente, più di fare questo classico percorso di moral suasion, di no, ma per favore rimani in Italia, assumi gente italiana, cerca di dare una mano, io più di tanto non posso fare come politico, perché sono soldi suoi. Ma se un imprenditore prende dei finanziamenti pubblici e poi se ne va all'estero, un attimo, le cose cambiano, perché quelli non sono più soldi tuoi, sono soldi nostri. Allora, siamo entrati
abbiamo, e io, questa è una legge dello Stato, non è una proposta, una legge dello Stato, una vittoria del Movimento 5 Stelle, che da quando c'è, chi va all'estero usando, chi delocalizza la produzione per usando dei fondi pubblici, quei fondi li lascia giù, perché non sono soldi suoi, ma sono i soldi del territorio, sono i soldi dei cittadini. Sono soldi che io sono fiero di dare alle aziende perché rimangano qui in Italia. Questo è difendere il made in Italy, chi resta in Italia. Non come ha fatto la Fiat che 7 miliardi gli ha dato in 30 anni e adesso ci ha detto arrivederci e grazie. Eh no. Perché? Perché fa concorrenza sleale a chi rimane qua e lavora con i costi nostri. E non è vero che si va via perché la manodopera costa meno. Lì ci ha fatto uno studio, se ne sono andate via circa 30.000 aziende dal 2009 ad oggi, ma dove se ne sono andate? Sì, qualcuna si è andata in Cina, qualcuna in Brasile, ma la maggior parte sono andate in Austria, in Francia e in Svizzera, dove la manodopera non costa meno, ma è molto più facile fare impresa. Ecco perché nel prossimo decreto legge noi aiutiamo con delle proposte le start-up, ma anche con i nostri soldi come microcredito aiutiamo le start-up, perché le idee ce le abbiamo, perché è facile fare impresa, quindi vogliamo aiutare chi ci mette la faccia. E guardate che dando dei finanziamenti al territorio si alimenta anche la ricerca e sviluppo, perché da un lato è vero, io per la ricerca e sviluppo io do dei soldi ai grossi centri di ricerca, ma vi faccio un esempio. Nel settore della riqualificazione energetica è stato il settore che negli ultimi 5 anni si è innovato più velocemente e nessuno aveva dato un euro nella ricerca del settore dell'efficientamento. Aveva dato dei soldi in modo al territorio, degli sgravi fiscali in modo che le aziende crescessero molto veloce, e date pochi soldi, date 5 miliardi come riqualificazione energetica del patrimonio edilizio e fate, questo lo dice l'Enea, non lo dice il Movimento 5 Stelle, fate lavorare 150.000 persone, ma qualificate, edilizia, ingegneri, architetti, geometri, risparmiate e aumentate il valore dei vostri immobili. Date 5 miliardi ad una grande opera, viene una multinazionale, la fa lavorare 3.000 persone, prende i soldi e se ne va via. Ora io non voglio dire cos'è meglio, cos'è peggio, ma vogliamo migliorare davvero le infrastrutture? Ci mancherebbe, io non sono contrario a prescindere delle opere, ci mancherebbe. Però prendiamo ad esempio la Lettonia. Lettonia, uno staterello grande così, dove è tutto cablato a banda larga, la internet corre velocissimamente veloce. E là, guarda caso, è il paese con la maggior nascita di start-up pro capite, perché là ci vanno ad investire. Quindi quando noi diciamo investiamo sulla banda larga, non è per andare su tutto di Beppe Grillo e scaricarlo in fretta oppure per downloadare i film, è proprio per questo. La burocrazia in Lettonia, se andate a vedere quanti giorni un imprenditore passa in Italia a compilare moduli e quante ore passa in Lettonia, è ridotta all'osso. Allora, se gli esempi ci sono, possiamo anche fare copia e incolla. Bisogna avere un po' di coraggio, bisogna un po' cercare di andare avanti. E quando prima parlavamo di sostegno di Made in Italy, sì, questo può essere una strada. Allora, se noi pensiamo che la contraffazione, per esempio, il fatto di copiare, genera, ci fa perdere 8-9 miliardi l'anno, allora, effettivamente ancora lì. Posso impedire a un'azienda cinese di copiarmi questo prodotto? Devo intensificare i controlli, non posso scriverlo con una legge. Però, ci sono dei però. Se voi prendete, andate qui ai banchetti che ci sono fuori, prendete una maglietta di quelle di qualità scarsa, quelle magari fatte nel sud-est asiatico, voi la potete comprare perché entra tranquillamente dalla comunità europea.
comprato, eccetera, eccetera. Voi prendete questa, la stessa maglietta, cercate di esportarla in Cina, fatta da loro. La maglietta non entra, perché è uno standard basso di qualità. Me l'hanno detto le aziende pratesi, a Prato, ieri ero a Firenze, dove il problema della contraffazione è altissimo. E se noi andiamo a vedere un po' i numeri, andiamo a guardare e vediamo che che l'agenzia delle dogane, cioè chi controlla i confini, chi del materiale che ci arriva dentro, ha detto che la contraffazione, cioè i pezzi, quelli che hanno un po', diciamo, hanno sequestrato, sono calati da 11 milioni a 1 milione in 3 anni. O la contraffazione è finita, oppure c'è qualcosa che non va. Certo che c'è qualcosa che non va. Hanno cambiato la legge. Tipo, hanno depenalizzato, passando da reato penale a illecito amministrativo, cioè una multa, la fallace indicazione dell'etichetta. Cioè, se io imbroglio, scrivo un marchio che è un made in Italy, fatto in Italia, tutto italiano, 100% italiano, prima era un reato penale, secondo noi è un reato penale, perché è un imbroglio. Invece da lì è diventato un illecito amministrativo, cioè si paga una multa, ma bassa, anche da 20 a 150 mila euro. Pensate a un'azienda che vuole commerciare qua, che cosa sono 50-100 mila euro? Una mancetta. E non solo, la cosa peggiore è che si può anche fare un'autocertificazione di dire no, il materiale che entra dentro io non ti dico dov'è, non ti dico da dove viene, però mi sistemo nel momento in cui io lo metto negli scaffali, cioè lo commercializzo. Cioè, secondo loro, la Guardia di Finanza dovrebbe correre nei vari supermercati, aprire le bottiglie d'olio e sentire se è olio italiano oppure no. Una cosa un po' fuori. E così le cose succedono. Quindi, ecco, allora noi abbiamo chiesto, torniamo, noi insieme con l'Agenzia delle Dogane, torniamo alla legge di prima, torniamo che la contraffazione è un reato penale, io imbroglio. Così si difende il made in Italy, proteggendo le aziende che lavorano in Italia, facendo da barriera da tutte quelle schifezze di merce che viene dall'estero. Perché così io riapro il mercato, finanziando anche le aziende che vogliono innovare, crescere, ma quelle che restano sul territorio, e controllando chi effettivamente si comporta bene, con un fisco giusto. Allora, effettivamente, le cose ci sono gli strumenti. Certo, ci sono. Ora parliamo dell'ultima cosa, poi dopo non rubo altro tempo. Il turismo. Nessuno parla mai di turismo, tutti ne lasciano un po', come dire, ma sì, noi c'eravamo tanto amati, eravamo un bellissimo paese, poi non ho capito un po' cosa è successo. A parte che la cementificazione, cioè lo sfruttamento del territorio, porta un peggioramento nel turismo. Io sono veneto, ho certificato dappertutto. Adesso voglio fare la TAV, io vorrei capire tutto il Lugana, perché a me piace anche il vino, che perdiamo, dove va a finire. Allora vediamo quando parliamo di costi, quanto costa. Io vorrei parlare anche di mancati introiti. L'Italia era il primo paese nel turismo, 10 anni fa, nel 2005. Hanno fatto le ultime statistiche ed è arrivato al 18° posto. E uno, l'ha detto Confindustria, uno di questi casi è anche la corruzione, la mala gestione, la mala politica. Guardate che le cose, soprattutto dopo l'avvento di internet, dopo l'information technology, sono cambiate in questo settore totalmente. Non sono più le spiagge delle Cinque Terre che fanno concorrenza alle spiagge veneziane, che si mettono in competizione con le spiagge pugliesi. Perché? Perché ormai internet, i voli low cost, è facile andare dovunque. I vostri competitor delle Cinque Terre sono, per esempio, Sharm el Sheikh, 800 euro, si fa una vacanza da favola, 1 ora e mezza di aereo, serviti e riveriti. Questi sono con chi dobbiamo competere. Allora,
Anche qui aumentiamo le infrastrutture. Se l'Italia è quinta, sesta, diciottesima ora, però abbiamo visto che aumentando le infrastrutture, soprattutto sull'information technology, l'information technology insieme con la promozione del territorio, dato un euro oggi, possono arrivare in tempi medio-brevi 3-4 euro. Questo sono, e soprattutto nel settore dell'agroalimentare più turismo ci lavorano da 1,5 a 2,6 persone su 10. Quindi è una cosa importantissima. Qui lasciatemi una battuta che poi chiudo, da che se voi andate, se voi faccio... Voi andate sul sito www.ireland.com, ed è il sito di promozione dell'Irlanda, e vi viene voglia effettivamente di andare in Irlanda. È un sito fatto molto bene, è, insomma, mettere in paragone il patrimonio che hanno loro, che hanno qualche sasso, qualche pecora, con il nostro, insomma, facciamo molto meglio. Provate ad andare sul sito di promozione turistica italia.it, costato 35 milioni, state lì 2-3 minuti e vi viene voglia di andare in Irlanda. Allora, se noi facciamo le cose per ascoltare, io per esempio sul mio sito Facebook io ogni tot dico facciamo un'idea a 5 stelle, di la tua idea, fai il tuo piccolo video, poi insieme la commentiamo, insieme poi noi la trasformiamo in proposta di legge. Questo è ascoltare gli imprenditori. E quando ci dicono che non ci sono le coperture, i soldi mancano, dove andate a trovare i soldi, eccetera, eccetera. Lo spreco della politica costa 80 miliardi, la mafia ci costa 100 miliardi, abbiamo visto 8 miliardi della contraffazione, le famose guerre 30 miliardi, i soldi ci sono. È chiaro che non è detto che domani mattina noi diciamo la mafia e abbiamo 100 miliardi nelle casse, è ovvio, non siamo degli ingenui, però aumentare qua del 20-30% in più sono numeri da finanziaria, è chiaro. E questo lo può fare soltanto un governo libero, che non deve nulla a nessuno. E per noi lo può fare solo un governo a 5 stelle. Grazie. Grazie. Ricollegandomi al discorso, grazie a Mattia ovviamente, ricollegandomi appunto al discorso che faceva Mattia in relazione proprio al turismo, c'è stato un momento giustamente in cui lui ha fatto riferimento al nostro settore che è stato molto penalizzato negli ultimi anni, e a questo proposito, a uno dei tanti settori, a questo proposito non si può non fare riferimento a quanto sia stato penalizzante l'euro per la nostra economia, e che chiaramente ha reso le nostre imprese molto meno competitive, anche appunto il nostro settore turistico si è dovuto adeguare comunque ad un livello di prezzi che chiaramente ha dovuto sostenere, che veniva anche fuori da una moneta che non rispecchia assolutamente il nostro tessuto produttivo, e a causa di questa moneta le imprese hanno perso competitività. A causa di questa moneta di conseguenza si sono scontrate con un accesso al credito molto più complicato, quindi un'impresa italiana ha un accesso al credito molto più complesso rispetto ad un'impresa tedesca, e quindi a causa di questa moneta chiaramente il nostro tessuto produttivo si sta sgretolando e polverizzando, e questo aspetto non è scorporato dagli errori della politica, perché entrare in Europa con queste condizioni è derivato anche da scelte della politica anche nazionale, che si è prostrata agli interessi, quindi che ha venduto la nostra economia, le nostre imprese, il nostro settore agroalimentare alle regole europee dettate
fatte da altri paesi che nulla hanno a che vedere dal punto di vista economico, come struttura economica, con l'Italia e con il Sud Europa. Quindi è per questo motivo che colgo l'occasione per sensibilizzare voi, ma per dare anche un input a voi in modo che sensibilizziate altre persone nei confronti di questa problematica collegata alla perdita totale di potestà monetaria, che appunto significa che in qualche modo viviamo una moneta imposta da altre economie. Noi vogliamo uscire dall'euro e non vogliamo uscire dall'Europa, non vogliamo un'Italia isolata, questo sia ben chiaro, ma vogliamo un'Europa a misura delle nostre economie, delle economie dei paesi mediterranei. Perché è questione di sopravvivenza. Ci avevano detto che il nostro progetto nei confronti della moneta era un progetto folle, perché in qualche modo cambiare moneta, non voglio dire tornare alla lira, perché tornare alla lira è un errore, insomma non si torna 20 anni fa, ma sicuramente qua si parla di avere una moneta diversa. Questa è la cosa fondamentale, una moneta che sia adeguata al nostro sistema economico e che rimetta di nuovo la nostra impresa sul mercato in maniera dignitosa. Avevano detto che questo discorso era un discorso sbagliato, perché in qualche modo avrebbe portato una forte svalutazione, perché tornare ad una moneta diversa avrebbe avuto il significato di svalutare enormemente la nostra moneta, quindi salari, stipendi, tutte queste ovviamente queste eccezioni. Beh, abbiamo visto poi che la manovra di Draghi nulla è se non una svalutazione monetaria, solamente che hanno svalutato l'euro invece che in qualche modo svalutare una moneta che non si chiama euro, ma che in qualche modo potrebbe essere una moneta nuova per noi e che è più coerente con la nostra economia. Per giunta la manovra di Draghi e la svalutazione che porta alla svalutazione dell'euro, quindi l'immissione di euro, di soldi, diciamo moneta, all'interno del circuito economico, ricordiamocelo che viene fatta attraverso l'acquisto di titoli dei vari stati. Bene, cari signori, questo acquisto è garantito dalle banche dei singoli paesi. Quindi la Banca d'Italia sta garantendo in qualche modo una moneta che italiana non è. Allora vedete che alla fine quello che diciamo noi in anticipo in qualche modo poi viene utilizzato ad uso e consumo di qualche altro soltanto in un arco temporale successivo. Alla fine hanno giocato di svalutazione monetaria, però la differenza qual è? Che noi adesso ci troviamo a garantire con la nostra banca centrale l'euro. Questa è la Europa attuale e questa è l'Europa che vogliamo assolutamente discutere. E quindi qui abbiamo anche una nostra deputata europea che viene. Eleonora Evi della Commissione Ambiente, Petizioni e Relazioni con la Repubblica Cinese. Diamo la parola a Eleonora Evi. Grazie. Grazie mille, grazie a tutti. Forse mi alzo, che sennò non vi vedo. Sì, esatto, io sono Eleonora Evi e come diceva Alice, sono ormai 8 mesi fa. Sono entrata insieme ai miei colleghi, siamo entrati in 17 al Parlamento Europeo e ci siamo trovati subito davanti a, come dire, a un mostro, a una struttura e a una qualche cosa che chiaramente è enorme, macchinoso, che abbiamo cominciato fin da subito comunque a conoscere. E senza dilungarmi troppo appunto su quelle che sono un po' le dinamiche che stiamo vivendo, io oggi volevo per questa giornata parlare più in dettaglio di quelli che sono i fondi europei questi sconosciuti. Questo è un tema che probabilmente di cui si sa poco e di cui c'è molta molta confusione e di cui forse c'è anche una scarsa intenzione appunto di parlarne,
ma invece è un argomento molto importante di cui dovremmo avere più contezza, più consapevolezza. Io in realtà appunto io mi occupo, come diceva Alice, sono in Commissione Ambiente, che tra l'altro in Europa è la Commissione Ambiente, Salute e Sicurezza Alimentare, quindi diciamo che in Europa si sono accorti di quanto l'ambiente e la salute siano due facce della stessa medaglia e che quindi due argomenti da portare avanti nello stesso modo. E faccio parte anche di un'altra commissione, che è la Commissione per le Petizioni, anche questa in Italia commissione sconosciuta, che invece è presente nella maggior parte dei parlamenti nazionali degli altri stati europei e che si occupa proprio di ascoltare quelle che sono le problematiche che provengono dai cittadini, quindi con la possibilità, la facoltà di inviare una petizione. La Commissione per le Petizioni del Parlamento Europeo è sostanzialmente questa commissione che si occupa proprio di dare voce alle richieste dei cittadini. Tornando ai fondi europei, dunque, i fondi europei, io ho preparato questa presentazione per riuscire a dare un po' il quadro generale nella maniera più precisa possibile. I fondi europei, secondo me, si riassumono in queste tre parole: sono una grande opportunità per gli Stati europei, una grande opportunità perché chiaramente mette in campo delle dotazioni finanziarie che aiutano a crescere all'interno di quella che è l'Unione Europea. Ma sappiamo bene quanto purtroppo noi in Italia abbiamo avuto una gestione poco oculata, diciamo, di questi fondi europei, poco efficace. E questo perché sia a livello quantitativo, quindi di numero di progetti europei e di finanziamenti, che qualitativo, e quindi i risultati e l'efficacia di questi progetti sul nostro territorio, ecco, in entrambi queste due variabili, queste due siamo assolutamente carenti, ed è questa la seconda parola che sintetizza l'utilizzo che facciamo dei fondi europei. E inoltre l'informazione, la terza parola è l'informazione, ovvero manca completamente una informazione adeguata per tutti gli operatori del settore che potrebbero beneficiare dei fondi europei, che vanno dalle istituzioni, dagli enti locali, alle università, ma anche alle imprese, le piccole e medie imprese, le associazioni e le organizzazioni non governative. Quindi c'è sicuramente una grave mancanza in questo senso che speriamo si possa andare a colmare nel futuro. Dunque, i fondi europei si basano su una cosa molto semplice in realtà: la strategia Europa 2020. Ne avrete forse sentito parlare, si tratta di della strategia di crescita per l'Unione Europea. Quindi l'Unione Europea che si fissa degli obiettivi da raggiungere, che guardano a una crescita che sia il più possibile intelligente e quindi con adeguati strumenti di formazione e di informazione per i propri cittadini, una crescita che sia sostenibile e che quindi guardi il più possibile all'ambiente e non solo, e alla ricerca e all'innovazione, e che sia una crescita solidale e inclusiva. Questo per diminuire il divario sociale e le problematiche sociali che in Europa stiamo vivendo. In che modo l'Europa intende fare questo? Si è prefissata 5 obiettivi quantitativi, che sono sostanzialmente poi il modo con cui le tre paroline della crescita, quindi la crescita inclusiva, sostenibile e intelligente, che si va a declinare. In che modo? Con degli obiettivi proprio concreti. Il primo è legato all'occupazione. Entro il 2020 l'Europa vorrebbe riuscire ad avere una percentuale di occupazione che sia del 75%. Un'altra, esatto, qua c'è, sento qualche sorriso in sala, esattamente. Poi parliamo di tutte le contraddizioni che ci sono rispetto a questi obiettivi.
E un secondo obiettivo è quello, per esempio, della ricerca e sviluppo e di dedicare fino al 3% del PIL in investimenti in ricerca e sviluppo. Anche qui c'è da sorridere. E altro obiettivo quantitativo molto interessante, che avrete sicuramente tutti sentito parlare, 20-20-20, ovvero 20% di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra in atmosfera, un 20% di utilizzo di energie rinnovabili e il 20% di efficienza energetica. Quindi questo per quanto riguarda l'approccio a una crescita che guardi alla sostenibilità ambientale e a delle azioni concrete verso il cambiamento climatico. E anche qui, anche a me viene da sorridere, nel senso che siamo ancora lontani da raggiungere questi obiettivi. Adesso non vado oltre per gli altri obiettivi. Comunque il concetto è questo: gli obiettivi quantitativi vengono poi declinati in obiettivi nazionali, quindi l'Europa ci dice questi sono gli obiettivi da raggiungere, ogni Stato nazionale li declina in degli obiettivi appunto nei propri piani. E in che modo? Abbiamo poi un momento, diciamo, di verifica, perché l'Europa comunque ci controlla in qualche maniera e cerca di stare di seguire quelli che sono i risultati che possiamo ottenere. Andiamo pure avanti. E questo si chiama il semestre europeo. L'European Semester è praticamente quell'appuntamento annuale che abbiamo con i nostri conti, e sappiamo bene come molto spesso questi non tornino o che riceviamo raccomandazioni su come aggiustare il tiro. E l'Italia in molti degli obiettivi rimane indietro. Però uno di quelli che appunto volevo citare era quello legato, per esempio, alla riduzione delle emissioni o anche la stessa percentuale di occupazione. Quindi comunque abbiamo una serie di carenze che possono essere però colmate andando ad utilizzare in maniera efficace i famosi fondi europei di cui vi volevo parlare. I fondi europei vengono suddivisi, queste sono delle percentuali in realtà di massima della ricaduta, diciamo, di quelli che sono gli sforzi che l'Unione Europea mette a disposizione per la crescita, quindi crescita intelligente e inclusiva un 47%, crescita sostenibile un 39%. Quindi questi sono, in realtà sembrano quasi numeri vuoti detti in questa maniera, e un pochino lo sono, perché questo proprio è dovuto alla grande confusione che c'è all'interno appunto della gestione dei fondi europei. Fondi che, e qui arriva la parte un po' più interessante, si suddividono in due grandi categorie: esistono i fondi diretti e i fondi indiretti. E questa è la prima grande nozione che va in qualche maniera assimilata per orientarsi in questo panorama molto, molto confuso, e si tratta appunto di fondi, i cosiddetti fondi indiretti sono i fondi chiamati anche strutturali e che guardano alle politiche di coesione. Cosa vuol dire? Sono fondi dedicati al miglioramento delle condizioni di ciascuna regione dell'Unione Europea per in qualche maniera colmare quei divari che si trovano appunto tra i vari paesi dell'Unione Europea. Questi fondi sono dedicati e destinati alle regioni e vengono quindi da esse dedicati poi sul territorio. Quindi l'autorità che gestisce questa somma di denaro è la regione, le singole regioni. L'altra grande categoria dei fondi sono i fondi diretti, a gestione diretta. I fondi diretti sono direttamente forniti dall'Unione Europea e quindi tramite bandi e call for proposal e presentazione di progetti l'Unione Europea stessa, quindi la Commissione Europea, che va a destinare questi finanziamenti sui territori. Dunque, i fondi indiretti, e qui faccio un passo indietro, sono, penso li avrete già sentiti nominare, sono i famosi FESR, FSE,
sono quei fondi, come dicevo, gestiti direttamente dalle regioni e che qui purtroppo, e qui c'è da fare una riflessione importante, che purtroppo sono quelli che molto spesso hanno un'efficacia pari a zero. Nel senso che stiamo cominciando a verificare, peraltro anche i miei colleghi in Commissione CONT, che è la Commissione del Controllo di Bilancio, che hanno la possibilità di richiedere alla Commissione Europea come le regioni hanno utilizzato questi finanziamenti. Bene, c'è da mettersi le mani nei capelli, nel senso che si trovano in questo caso nella gestione dei fondi indiretti, quindi fondi strutturali, un sistema clientelare sul territorio che viene messo in piedi molto spesso nella completa opacità, ed è questo uno dei problemi più gravi che abbiamo nell'utilizzo dei fondi europei. Quindi quello che dicevamo prima, a livello di corruzione, a livello di appunto opacità che c'è nella gestione di questi soldi che vengono dall'Europa e che in realtà sono, come dicevamo prima, i nostri stessi soldi, perché noi diamo all'Europa per poi riprendere in base a determinati criteri appunto di finanziamento. E questi sono, in questo caso purtroppo si trovano le situazioni più disparate. Andiamo pure avanti. L'Italia, questo per dare un dato, come diceva prima Mattia, appunto, l'Italia per il periodo 2014-2020 avrà a disposizione 32 miliardi di euro. Questi sono soldi. Qua vediamo dal grafico che peraltro siamo anche uno di quei paesi che riceve una somma non indifferente. Più di noi c'è la Polonia e se non riesco neanche a leggere bene fino a lì, la Spagna per esempio, quindi comunque sono quei paesi che hanno in qualche maniera necessità. Ecco, noi ad oggi, nonostante quel bellissimo filmato di prima, noi ad oggi siamo quel paese che ha bisogno e che ha necessità di colmare quei gap. L'altra invece tipologia di finanziamento molto più interessante che proviene dall'Unione Europea sono i fondi diretti, quindi quelli gestiti appunto direttamente dalla Commissione Europea e che sono dedicati sostanzialmente a aree tematiche. E avrete sentito anche qui parlare molto probabilmente, ve li cito, Horizon 2020, il fondo LIFE, piuttosto che Europa Creativa. Ecco, questi sono dei programmi che la Commissione Europea stessa gestisce e che attraverso dei bandi mette a disposizione annualmente per i cittadini europei, per le imprese europee, per le associazioni europee. Il principio su cui si basano questi torno un attimo indietro. Il principio su cui si basano questi fondi sono, a differenza di quelli gestiti dalle regioni, sono la trasparenza. Infatti la Commissione Europea è molto attenta a come vengono utilizzati questi finanziamenti. Sicuramente sono anche più difficili da raggiungere, perché la competizione in quel caso non è solo su base regionale ma su tutta l'Unione Europea, quindi abbiamo chiaramente un livello di competizione più importante. Però sono anche molto efficaci dal momento in cui mettono in piedi una serie casi virtuosi che riescono quindi a nascere dal territorio stesso per poter migliorare la condizione appunto dei nostri territori. Uno di questi, io adesso vado abbastanza veloce, è si riferisce a tutto ciò che sono i finanziamenti, gli strumenti finanziari per l'ambiente e le azioni per il clima, per il quale vi sono a disposizione ben 3,4 miliardi di euro e in progetti concreti appunto da realizzare sui nostri territori. Io tra l'altro questa presentazione poi la metto a disposizione, perché è piena anche di link e di riferimenti sul portale dell'Unione Europea, che è peraltro uno dei più grandi al mondo e più confusi, quindi anche riuscire a orientarsi non è facile.
E come vi dicevo, i soggetti che possono partecipare a queste call for proposal sono sia pubblici che privati, quindi sia gli enti locali che potrebbero partecipare a questi finanziamenti, ma anche appunto le aziende, le piccole e medie imprese o le associazioni. Volevo portare alcuni esempi, perché quello che probabilmente ad oggi molto spesso ci troviamo a vedere è c'è una confusione tale per cui uno dice: ok, ma cosa hanno fatto con questi fondi europei? Ecco, ho portato alcuni esempi molto pratici per dare quindi un'idea dei vari stakeholder che possono prendervi parte, per avere un esempio concreto. Il primo riguarda per esempio alla riqualificazione naturalistica dei canali idraulici in Emilia, un progetto per il quale promotore la regione stessa dell'Emilia Romagna, un budget di 2 milioni di euro e ben 900 mila euro di cofinanziamento da parte dell'Unione Europea. Ogni bando ha un livello di cofinanziamento diverso. I bandi LIFE molto spesso sono al 50%, ma esistono bandi che vengono addirittura a coprire fino all'80% del finanziamento, quindi sono anche cifre quindi importanti. L'obiettivo chiaramente è quello di seguire quelle che sono le direttive europee e mettersi in regola, diciamo. Esistono varie direttive europee che molto spesso qui in Italia contravveniamo, quindi per esempio la direttiva acque è una di quelle diverse difficoltà di applicazione. Un altro progetto molto interessante che è stato finanziato per 1.100.000 euro, un progetto di turismo rurale. Parlavamo proprio prima di turismo, una delle dei nostri asset strategici in Italia è proprio il turismo, e che dovremmo in qualche maniera cercare il più possibile di incentivare, e grazie ai finanziamenti dell'Unione Europea questo si può fare. Questo progetto molto interessante va praticamente a assegnare una sorta di impronta ecologica, quella che è comunemente chiamata l'impronta ecologica, per i pasti che vengono offerti in alcuni agriturismi o ristoranti, adesso non ricordo, sempre credo in Emilia Romagna. E quindi in una maniera molto semplice, con un progetto di comunicazione ma anche di strategia, quindi con un'idea innovativa, l'associazione in questo caso ha ricevuto il finanziamento per realizzare quindi questo studio che va a calcolare l'impronta ecologica del menù che viene servito ai turisti, e fornendo sia cibo di qualità sia anche una consapevolezza di quello che è l'impronta, appunto l'inquinamento che ci può essere nell'utilizzare appunto nell'andare ad avere queste esperienze appunto turistiche in Emilia Romagna. O bene anche altri progetti, questi realizzati da vere e proprie da delle aziende, quindi un progetto per riqualificare e bonificare i fondali dei canali nella Laguna di Venezia. Ecco, questi sono tutti progetti finanziati, e io vi invito veramente ad andarli a vedere e ad andarli a scoprire, perché c'è tantissima, c'è veramente una grandissima offerta e una grandissima possibilità che l'Italia deve poter cogliere, e che appunto è molto uno dei problemi molto triste, il fatto che appunto non ci siano anche nelle nostre regioni dei veri e propri sportelli in cui chiedere queste informazioni, perché la cosa che appunto più manca è una vera e seria comunicazione per poter utilizzare queste opportunità che l'Europa ci mette a disposizione. Io con cui concludo, e se poi ci sono domande appunto vi sarò felice di rispondere. E ringraziamo i nostri portavoce. Ecco, io vorrei invitare fin da ora il pubblico a pensare a domande, se per caso ci fossero, c'è già una domanda, benissimo, da porre ai nostri portavoce. Prego, Gianluigi, vieni.
Ciao a tutti, sono Gianluigi Buscema, sono un ex imprenditore e anche candidato consigliere regionale. Comunque le domande le faccio come imprenditore. Allora, volevo chiedere, se prima si è parlato di Made in Italy, se il Made in Italy si può difendere con delle leggi o con degli strumenti, come dicevi, italiani, o va fatto solo esclusivamente con delle direttive o delle leggi europee? L'altra cosa è, se avete studiato il fenomeno che negli Stati Uniti è molto avanzato, che è il fenomeno delle inshore, che è l'opposto dell'offshore, cioè dove ormai da 7-8 anni c'è un'inversione di tendenza dove le aziende iniziano a localizzare. Negli Stati Uniti l'hanno affrontata molto bene sia dal punto di vista della comunicazione che di incentivi e altre cose, e il fenomeno sembra che abbiano recuperato circa un 20% delle aziende riportandole negli Stati Uniti. Volevo sapere se c'è qualche misura del genere in Italia oppure in Europa. Poi l'altra domanda, quasi finito. Ecco, prima si parlava che il fatto che l'Italia, le piccole e medie imprese sono poco competitive, sia dovuto al fatto anche della corruzione. Però io volevo porre questa domanda. Circa una decina di anni fa l'esportazione in Italia era al 35%. Adesso siamo scesi tantissimo anche con dei livelli di occupazione bassissimi. Però una decina di anni fa c'era lo stesso problema della corruzione. Dunque può darsi che magari forse l'argomento più centrale, e questo è un po' la domanda, che sia più la moneta o più la corretta. O più il fatto che prima si potesse svalutare con la lira, o è più il fenomeno della corruzione? Perché 10-12 anni fa c'era un Made in Italy che andava veramente bene, proprio alla grande, e i tedeschi eravamo forse qualche cifra sopra le loro esportazioni. L'ultima domanda, e finisco. Allora, per quanto riguarda il problema di i finanziamenti della Comunità Europea, che è molto interessante, credo che il problema, alcune volte anche sull'erogazione dei finanziamenti, è che la domanda per un finanziamento, che sia FER o sia uno degli altri, sia che la domanda arrivi in ordine cronologico. Cioè, per esempio, io magari, facciamo l'ipotesi, sono un imprenditore, ho un'idea bellissima, arrivo per ultimo o a metà, però la mia domanda di finanziamento su un progetto che magari permetterebbe di assumere tantissime persone o avrebbe una rilevanza sociale importante, credo che però purtroppo, tra virgolette, l'ordine venga evaso solo in ordine cronologico, e volevo chiedere conferma se funziona così. Grazie. Carne al fuoco, vedo se riesco pian pianino a girare ogni pezzo di carne. Allora, Made in Italy, allora sì, noi era quello prima, non sono stato molto tecnico, non sono sceso nel dettaglio, era giusto anche perché magari a qualcuno poteva interessare, altri meno. Noi abbiamo fatto una proposta insieme con l'Agenzia delle Dogane di riportare alla situazione della contraffazione, delle leggi sulla contraffazione come era prima. È chiaro che l'arrivo di merce contraffatta arriva principalmente dai porti del nord Europa e difficilmente, e facilmente entra in Italia, e quindi noi abbiamo le armi un pochino più spuntate, perché dovremmo chiedere agli olandesi di controllare meglio il porto di Amsterdam, ecco, perché per noi il Made in Italy è molto sentito, per loro per esempio il Made in Holland non ha la stessa cura che abbiamo noi con i nostri prodotti. La legge l'abbiamo fatta, l'abbiamo depositata, scritta insieme con le agenzie delle dogane, che loro ci hanno detto: noi non riusciamo a fermare il materiale che arriva, anche perché essendo diventato soltanto una rilevanza amministrativa riusciamo a sequestrarlo, ma dopodiché pagata la multa dobbiamo lasciarlo libero subito. E loro hanno detto che questa, tornando con la vecchia legge dove era reato penale, e aumentando anche i controlli sulla tracciabilità del prodotto, secondo loro molta merce contraffatta verrebbe quasi rispedita indietro all'emittente. Dopo è chiaro che sulla contraffazione molto si può fare anche a livello informativo, perché
ormai ha quasi forza di slogan, ma è anche vero, cioè io effettivamente se compro della merce contraffatta faccio perdere il lavoro alle nostre aziende italiane. È chiaro che però chi la compra dovrebbe pensarlo in quel momento che la compra. Allora, l'aiuto sul Made in Italy, la battaglia che stiamo portando avanti è proprio sentire in questo caso l'Agenzia delle Dogane, ma anche la Guardia di Finanza, proprio come cercare in qualche modo di proteggere l'Italia da tutto questo ingresso di materiale contraffatto, anche perché diciamocelo, e prima non l'ho detto, però una cosa abbastanza interessante, anche perché io ho chiesto anche ma perché è stato depenalizzato questo reato, e mi hanno detto perché ci sono tante aziende grosse italiane nostre che vogliono continuare a fare la camicia in Bangladesh e portarla qua, mettergli due asole e dire che è Made in Italy. E quindi è chiaro che finché comandano questi poteri forti fai un po' fatica. E le altre domande sull'euro, poi mi hai fatto un'altra domanda di inshore, sì. Ah, no, vabbè, dopo tutto bene. Prendo la parola perché mi ha insomma particolarmente interessata la domanda chiaramente della relazione, diciamo un po', che hai messo in evidenza tra il discorso dell'euro, cos'è che ha danneggiato, chi danneggia di più l'economia, se questa moneta così devastante oppure la corruzione. Diciamo che sono due cancri. Diciamo che la moneta è stata sicuramente un rullo compressore, ha distrutto, come dicevo, il tessuto produttivo per tutti i motivi che abbiamo visto. Poi il discorso della corruzione, che drena tantissime risorse sane, proprio monetarie, economiche del nostro paese, le disperde, ovviamente aggrava la situazione, perché prima non si notava in qualche modo questa, cioè in fondo vivevamo, le imprese fino a 15-20 anni fa comunque potevano sopravvivere nonostante ci fosse la corruzione. E beh, perché in sostanza c'era sì la svalutazione della moneta, c'era l'incremento continuo del debito pubblico, quindi tutto sommato si poteva un po' lo stesso tirare avanti nonostante la corruzione. Adesso che tutti questi fattori economici si sono irrigiditi, addirittura si sono rivoltati contro la nostra stessa economia, avendo anche questo cancro in Italia particolarmente forte che non consente di investire verso l'economia reale, una palla al piede, perché se 10, 15, 20 miliardi di risorse liberate a causa di questi fenomeni che fanno lievitare i prezzi degli appalti, che fanno pagare tangenti, che fanno grossa evasione fiscale, se tutte queste risorse potessero essere investite nell'economia reale, le imprese che in questo momento già soffrono per mancanza di competitività, per una moneta che le ha schiacciate, le imprese, dicevo, potrebbero trovare sollievo. Quindi da una parte sono comunque tenute con la morsa per questi fattori economici, dall'altra parte il sollievo non può essere dato a causa di questa classe politica che continua, che perversa, che comunque rimane ai governi, sia appunto al governo centrale e ai governi poi anche locali, che non riesce, per i motivi che abbiamo visto, a fare una seria lotta alla corruzione. È molto interessante quello che dici. Io ti dico, io ho partecipato insieme con Confindustria e il Ministero, sia come imprenditore anche come, e anche ora come deputato, in tutto a tre missioni imprenditoriali, una negli Stati Uniti, una in Cina ancora nel 2006 e una nel 2010 mi pare in Brasile. Allora, è anche vero, soprattutto in Brasile e in Cina, che molti imprenditori sono andati e sono tornati a casa con le ossa rotte. Quello sì, perché per andare a produrre là o fai joint venture con le compagnie, diciamo, locali, oppure è anche molto difficile. Poi soprattutto è molto difficile anche in un paese come il Brasile, non tanto, non so, a San Paolo, che è una città, diciamo, ormai industriale, ma dove c'è ancora, diciamo, terreno fertile, che è l'entroterra.
Lì però c'è un sistema paese che non è proprio così, così stabile, non è proprio così facile andare a impiantare un'azienda là, anche perché, per esempio, guarda, te ne dico una, anche gli stessi trasporti, per fare 100 km loro ci impiegano 3 ore in alcune parti, che magari avrebbero però queste parti bisogno di una forte industrializzazione. Allora, se è vero che ritornano, questo l'abbiamo visto, sì, certo. Però c'è da dire un però: io non ho mai visto un'azienda tornare dalla Svizzera, dalla Francia, dalla Germania, dall'Austria, eccetera, eccetera. Anzi, tutti quelli che sono, diciamo, i classici frontalieri, Cuomo e compagnia bella, abbiamo un Fuji, diciamo, abbastanza spedito, proprio perché effettivamente dove c'è, non tanto per il costo del lavoro, ma dove c'è uno stato che aiuta, dove è anche più facile aprire aziende, è classico che gli imprenditori vanno là. Allora, se negli Stati Uniti, cioè se andare in un paese, diciamo, neanche tanto i BRICS, però quelli un po', diciamo, un po' meno sviluppati dei BRICS, dove ci sono veramente, c'è un mercato che può considerarsi vergine, è difficile per un sistema paese. Se vai, e quindi è facile che si torni un po' indietro. Se vai invece in paesi sviluppati, magari è un po' più difficile entrare, ma ti dico, non abbiamo nessun dato anche dell'ICE di gente che da questi paesi vicino a noi, purtroppo, ti dico purtroppo, sta rientrando. Poi ne è una quarta, mi sembrava, non ricordo più, forse. Ah, sui fondi, no. Allora, dunque, per quanto riguarda i progetti presentati ai bandi dei finanziamenti, quelli diretti, è la Commissione europea stessa che valuta con delle comitati di valutazione, quindi indipendentemente dalla graduatoria o dal periodo con cui appunto viene inserito il progetto, perché ci sono chiaramente delle scadenze che vanno rispettate, ma poi c'è questa commissione valutatrice che analizza e dà appunto una valutazione sui progetti. Per quelli strutturali, sono sincera, non dovrei verificare, perché non credo che comunque ci sia solo una questione di temporale da prendere in considerazione. Io volevo fare un'altra riflessione però, partendo dal fatto che peraltro l'appena passato semestre italiano di presidenza dell'Unione Europea si è chiuso senza aver lasciato traccia praticamente dell'operato e dell'opera italiana di questi 6 mesi in Europa, e proprio uno dei dossier sul piatto era quello del Made In, era proprio questo, e avremmo dovuto batterci, o meglio il nostro Renzi, che purtroppo lo devo ricitare, avrebbe dovuto portarlo a casa quel dossier, ed invece un buco nell'acqua. Chiaramente le dinamiche qui tra l'altro sono anche molto complesse, anche perché alle porte, voi saprete, c'è un trattato che si chiama TTIP, che è un trattato transatlantico che la Commissione europea sta negoziando con gli Stati Uniti. È un trattato di libero scambio che va ad abbattere tutte quelle che sono le barriere tarifarie che oggi ci sono tra Unione Europea e Stati Uniti, che peraltro sono già molto basse, quindi non si tratta poi di un abbattimento delle barriere tarifarie, ma delle barriere non tarifarie, quindi tutte quelle normative che l'Unione Europea ha, che sono comunque molto alte rispetto a quelle presenti negli Stati Uniti, e che andando a livellare, purtroppo speriamo non al ribasso, potrebbe creare veramente una situazione di pericolo per le nostre imprese. Quindi questo è un argomento di cui
in realtà probabilmente ci dovrà essere sicuramente un altro spazio per approfondire, ma io vi invito a raccogliere maggiori informazioni possibili, perché è uno di quei punti su cui tra l'altro solo il Movimento 5 Stelle si sta battendo per innanzitutto a fare informazione, perché di questo trattato non se ne parla, e b per limitare il più possibile i danni che questo trattato potrebbe portare alle nostre economie. Scusa, una precisazione sulla domanda che ti ha fatto Buscema prima. Effettivamente ovviamente non è solo temporale, per esempio se tu partecipi a un live e il titolo di quel live ti danno ovviamente dei capisaldi come la circular economy o quant'altro, più tu sei attinente a quel progetto più punteggi ricevi. Per esempio anche se fai un LCA, un carbon footprint, e lo fai fare a un ente per esempio straniero, hai qualche, perché anche lì poi ci sono tutti dei meccanismi, hai qualche punteggio in più, quindi assolutissimamente. Però insomma volevo essere d'accordissimo con te che manca assolutissimamente nella nostra regione per esempio uno sportello di informazioni. Grazie. Bene, allora intanto se volete dislettere su altre domande che possiamo porre ai nostri portavoce, io volevo portare l'attenzione di quella che è questa iniziativa resa concreta negli ultimissimi giorni, che è appunto questo fondo per il microcredito per le piccole e medie imprese. Allora, si tratta di una cosa straordinaria e di estrema concretezza, cioè che va ad aiutare nell'immediato le piccole e medie imprese. E attenzione, questo è frutto di un evento unico nella storia umana, cioè appunto, come abbiamo già anticipato prima, la restituzione degli stipendi dei nostri portavoce in Parlamento, dei parlamentari, ha fatto sì che in 2 anni di mandato siano riusciti a mettere da parte, a risparmiare soldi loro, a mettere da parte 10 milioni di euro da restituire ai cittadini, da restituire alla cittadinanza. Quindi è stato istituito questo fondo di microcredito a cui sono stati aggiunti 20 milioni stanziati dal governo, quindi per un totale di 30 milioni. E come funziona? Allora, tutte le piccole e medie imprese che siano state iniziate negli ultimi 5 anni, oppure start-up e nuove imprese che vogliono lanciarsi adesso, vogliono iniziare, possono attingere a questo fondo e avranno diritto nell'immediato a 25.000 euro e eventualmente che possono raggiungere, si può arrivare fino anche a 35.000 euro, dipende poi da tutta una serie di circostanze, che dovranno restituire in un periodo molto lungo, cioè di 10 anni, senza interessi, e non c'è bisogno di avere garanzie, particolari garanzie. Adesso noi come Movimento 5 Stelle stiamo facendo la campagna informativa di questa cosa straordinaria che è il microcredito, e chiunque può accedere a tutte le informazioni per sapere le documentazioni che va presentata sul sito www.microcredito5stelle.it, dove il 5 è il 5 in numero, e entro il 31 marzo bisogna preparare la documentazione, perché poi ad aprile ci sarà il cosiddetto click day, ovvero il momento in cui attraverso la rete si può accedere e verificare appunto se si è possibilitati ad usufruire, a partecipare a questa iniziativa. Ecco, io trovo che questa sia una cosa straordinaria, come è bellissima l'atmosfera che stiamo vivendo adesso in questo momento, cioè ci sono i nostri portavoce qui insieme a tutti noi, pronti a rispondere ai cittadini, ed è questo il tipo di rapporto che vogliamo instaurare sempre fra istituzioni e cittadini. Portiamo un esempio, io voglio portarvi la testimonianza qui del nostro territorio ligure, in particolare a Genova, che è stata colpita, come sappiamo, dall'alluvione, cosa che ha messo a dura prova le nostre piccole e medie imprese. Allora, questa commerciante ha avuto la sfortuna di aprire la sua attività 2-3 giorni prima, pochi giorni prima che arrivasse l'alluvione a Genova, il 9 ottobre.
Ora, la commerciante aveva già pagato la SCIA, cioè la tassa di inizio dell'attività commerciale, e di lì a pochi giorni avrebbe completato, avrebbe aperto la partita IVA, si sarebbe registrata alla Camera di Commercio, però aveva già pagato la tassa. Nel frattempo è arrivata l'alluvione, ha subito i danni, danni che peraltro in questo caso non sono nemmeno di entità stratosferica a livello di regione come istituzione, ma per il singolo sì, si tratta di una somma intorno ai 4.000-5.000 euro che metteva a dura prova appunto una nuova imprenditrice che si lanciava sul mercato. Che cosa è successo? Si è rivolta all'istituzione della regione, all'ufficio addetto per l'alluvione, per la calamità alluvione, e cosa le è stato risposto? Le è stato risposto che lei non esiste. Non esiste perché non era ancora stata completata questa registrazione, però cioè, questa commerciante esisteva per cosa? Per le tasse. Dal punto di vista delle tasse esisteva, invece non c'è stata la possibilità da parte dell'istituzione, non c'è stata la volontà da parte dell'istituzione regione di intervenire in segno di solidarietà per aiutare questi cittadini messi in difficoltà a causa di una calamità e poi del malgoverno che noi sappiamo bene che non hanno ottemperato alle norme normali di manutenzione eccetera, e poi sappiamo anche che non è stato dato l'allarme dalla Protezione Civile, sappiamo anche chi era l'addetta, la responsabile alla Protezione Civile, che se l'alluvione non fosse avvenuta di notte ci sarebbe stato un disastro, una catastrofe, e la tragedia c'è stata in ogni caso perché un cittadino ha perso la vita ancora una volta. Quindi il nostro obiettivo è quello di continuare ciò che stanno facendo i nostri portavoce, cioè questo rapporto, l'anello mancante che finora è sempre mancato ed è per questo che siamo nati come Movimento 5 Stelle, cioè il collegamento fra cittadinanza e istituzioni, il dialogo. A questo proposito se possono far girare l'indirizzo email a cui potete scrivere per comunicare con noi candidati in questo momento. Grazie. Ah, ci sono le domande. Poi c'era Mattia che voleva aggiungere qualcosa. Dico soltanto una cosa breve, giusto per dare qualche anche valore operativo alla cosa del microcredito, anche perché qualche malalingua o in malafede oppure male informata dice che sono soldi che gestiamo noi, e non è vero, nel senso, noi questi soldi li mettiamo in un fondo e li verranno gestiti dal Ministero dello Sviluppo Economico, quindi non è il Movimento 5 Stelle, anche cioè non è che noi possiamo decidere se darli ad un'azienda piuttosto che ad un'altra, perché verrà tutto gestito lì. Quindi operativamente, andando sul sito, allora, sul sito nostro c'è spiegata la procedura per filo per segno, però diciamo che funziona più o meno così: si va sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico, che aprirà una sezione dedicata al microcredito, quindi quello fatto con gli stipendi dei parlamentari 5 Stelle e anche dai soldi che il Ministero mette tutti gli anni, quindi sarà, diciamo, i nostri stipendi più dei loro fondi. E operativamente si entra in questa parte di sito, si accede per vedere se si ha tutti i requisiti per avere il microcredito, quindi si entra nelle varie, cioè bisogna compilare delle form. Se si hanno tutti i requisiti, si può, diciamo, ci viene consegnato un voucher con cui noi andiamo in banca e in banca ci danno i soldi senza nessuna garanzia reale. Questa è la cosa importante, secondo me, innovativa. Ci danno un prestito in banca. Perché c'è il click day? Perché il 31 di marzo e il 1 di aprile il Ministero metterà, diciamo, la possibilità, aprirà il fondo microcredito, quindi ci sarà un po' una corsa,
se non riuscite ad accedere perché magari perché hanno paura che il sito possa cadere eccetera eccetera, anche perché non avendo una valutazione dei progetti non è che possiamo, non è che il ministero dice sì questo piuttosto quell'altro. La cosa che noi abbiamo detto che non volevamo che fosse così, vengono dati in ordine cronologico. Se non ce la fate, il mese dopo si avrà la stessa possibilità, perché comunque è un fondo rotativo. Quello che possiamo fare noi, e ci siamo impegnati personalmente, facendo due cose importanti. Il primo, noi abbiamo fatto una convenzione con tutti i consulenti, con l'ordine dei consulenti del lavoro, che loro gratuitamente, contattando l'ordine dei consulenti del lavoro, ci possono fare consulenza gratuita sulla nostra pratica, ci aiutano. La seconda cosa che fa il Movimento 5 Stelle è quello che verrà aperto uno sportello di help di mail nel caso in cui la banca non vi fornisce il denaro, quello che voi avete chiesto. Ci prenderemo in carico se per caso ci sono problemi, per vedere proprio nella peculiarità della vostra situazione quello che non funziona. Io volevo aggiungere qualcosa perché proprio per sottolineare il senso della nostra presenza qui, che è un senso pragmatico. Ci siamo raccontati tante cose e questo è importante, un confronto eccetera, ma quello che ha detto Alice anche in relazione alla situazione delle imprese qui, in particolare poi di alcuni casi specifici di imprese alluvionate, del disagio che certe particolari situazioni si incontrano qui, bene, non rimarranno chiaramente delle sollecitazioni isolate. Noi queste cose qui, quando le raccogliamo nei nostri giri per i territori, li trasformiamo in atti parlamentari. Vi potrei fare tanti esempi. In alcune riunioni con gli imprenditori è venuto fuori il disagio, il disappunto che questi imprenditori hanno nei confronti del sistema di accertamento da studi di settore. Grazie al fatto che comunque siamo andati anche in giro ad ascoltare le istanze delle varie popolazioni, insomma delle varie regioni, abbiamo presentato e fatto approvare una mozione che prevede il superamento degli studi di settore, che come saprete sono un sistema che penalizza i piccoli imprenditori, a parte obsoleto, un sistema di accertamento fiscale obsoleto, vecchio, che tra l'altro penalizza le situazioni, le realtà minori, più piccole, e incentiva in qualche modo invece chi vuole evadere, che magari è di dimensioni maggiori e occulta magari ricavi. Per cui il Movimento 5 Stelle è l'unica forza politica che in maniera compatta si presenta, e questo è quello il senso anche per cui siamo qua, per dare proprio un segno tangibile che a livello europeo, a livello nazionale, a livello regionale è tutto collegato, e che gli argomenti verranno nelle sedi opportune poi riportati, e di questi argomenti vi verrà dato poi una risposta in un incontro successivo. Questo è il nostro modo di fare politica, quindi non stiamo a chiacchierare, ad andare in giro a dire slogan nelle televisioni, ma affrontiamo la realtà dei territori, e quella realtà la riportiamo nelle sedi opportune. Miracoli non ne possiamo fare, ma sicuramente facciamo il nostro dovere. Carla, blocchiamo Equitalia. Io sono Lorenzo e volevo chiedere, perché ho sentito parlare prima dell'euro e del ritorno alla lira come una cosa nostalgica. Io invece direi che, non so se la vogliamo chiamare lira, ma una moneta in uno stato, come si è sempre fatto da quando è nato, da quando c'è lo stato, la moneta, cioè una moneta e uno stato
si debba tornare a una nostra moneta, la nostra sovranità monetaria, che non possiamo uscire da una trappola che è stata l'euro, fatta solamente per soddisfare gli interessi delle banche e dell'imperialismo americano, e tornare a una moneta, cioè tornare a una moneta che ancora non si è fatto uno Stato. Ad esempio, c'era un punto del programma dell'Europeo dove c'era una moneta in comune con i paesi mediterranei, però la Grecia già ad esempio è profondamente diversa da noi e quindi non funzionerebbe, secondo me non funzionerebbe, non è mai funzionato, l'euro è stato un disastro perché non si può, cioè si è fatta la moneta prima dello Stato ed era una cosa che non si è mai vista, quindi secondo me o si fa l'Europa oppure si deve tornare alla nostra moneta, alla nostra sovranità monetaria. Grazie. Ciao, mi chiamo Massimo e sono un piccolissimo imprenditore di Cure. Voi avete parlato di diciamo microcredito e penso che a Genova si ci parlate di palanche, diciamo che la cosa è molto interessante. Però c'è un altro diciamo aspetto che vorrei valorizzare, che è l'aspetto che riguarda un po' tutti noi operatori del settore. Cioè il problema che ha il piccolo imprenditore è il mercato. Cioè il piccolo imprenditore non riesce più a stare nel mercato. Quindi chiedo e condivido con voi alcune considerazioni. Il problema che noi ci troviamo davanti è che la grande distribuzione ha una forza di penetrazione, di acquisizione di prodotti che ha determinato e determina lei le politiche sia di prezzo che di prodotto e quant'altro. Il piccolo imprenditore è pensato fiscalmente come avete detto voi, quindi la lotta all'evasione fiscale direi che va anche aggiunta alla lotta all'invasione fiscale di cui avete parlato voi, perché effettivamente noi siamo veramente, il piccolino non riesce a starci in questo mercato. È evidente che è necessario che venga fatta un riequilibrio sia sotto profilo fiscale, quello che ho parlato, sotto profilo anche di dare la forza al piccolo di continuare a esistere. Nella nostra città Genova non so, ma io passando per lì tutte le vie vedo negozi chiusi, saracinesi abbassati, in quei negozi c'erano storie di famiglie che ci hanno vissuto per decenni, una vita dignitosa che sicuramente è un modo di vivere migliore che essere dipendenti in una grande superficie abitabile. Lessi tempo fa un articolo che il nostro centro della Fiumara ha un rapporto di impiego di 1 a 5, cioè dove prima lavoravano nell'indotto familiare di un negozio di 5 persone, là ne lavorano uno, senza orari, vendendo spesso prodotti che non sempre sono così nell'ottica di cui avete fatto vedere prima dell'Europa, cioè di dare prodotti più longevi, migliori, di qualità, che determinano realmente all'origine il problema per esempio dei rifiuti, cioè qualcosa che duri di più. Quindi secondo me come pensate di affrontare queste due cose che sono essenziali? Il mercato, cioè come ridare credibilità al piccolo e al contempo aiutare queste evoluzioni. Allora, io le parlo da legislatore, cioè come deputato parlamentare, poi dopo su come si può aiutare il mercato possiamo parlarne magari anche da tecnici eccetera eccetera. Allora, effettivamente noi l'abbiamo visto questo fenomeno qui, il fatto che ci sono delle grandissime multinazionali, per esempio, arrivano, invadono con i loro prodotti, con i loro marchi, comprano anche i vari negozi in centro eccetera eccetera, dopodiché gli altri chiudono, okay? E questo qua è fuori discussione. Ora dicono che voglia arrivare Walmart eccetera eccetera. E come ci si difende? Allora, siamo sempre lì, cioè siamo sempre poche aziende molto grosse e dall'altra parte ci sono tanti imprenditori. Le faccio un esempio. Noi stiamo studiando in commissione proprio questo fattore, io sono nella commissione commercio, e tipo abbiamo visto che con la liberalizzazione sfrenata di qualsiasi merce, qualsiasi bene, ma anche dal punto di vista anche come orari lavorativi, avrebbe potuto anche un tempo, magari se le cose andavano bene, avrebbe potuto anche avere un senso. Ci abbiamo provato, Monti ha aperto a tutti quanti. Il risultato però, e questo ce l'hanno detto tutte le associazioni di categoria, salvo
quelle della grandissima distribuzione, proprio loro, non ha portato né ad un aumento di fatturato dei vari singoli, cioè dei vari singoli esercizi, né tantomeno un aumento di personale. Allora, noi ci chiediamo, ma ha ancora senso di parlare di una liberalizzazione sfrenata, oppure forse bisognerebbe anche in qualche modo regolarlo questo mercato? Perché è chiaro che se tutti vorremmo stare in un mercato libero, però è chiaro che se mi apro 50 centri commerciali attorno ad una città, il centro muore. E questo è fuori discussione. E quindi noi insieme con tanti altri abbiamo pensato un pochino quantomeno di ritornare indietro secondo le loro indicazioni che ci avevano dato i commercianti, perché tutti i vari commercianti ci avevano detto facciamo un passo indietro, torniamo un po' come era prima, visto che in Germania, in Austria, in Svizzera, da tutte le parti la domenica si chiude, forse è il caso anche di chiudere qui, perché non ha senso che peggiora, primo, la qualità del lavoro, secondo, hanno visto che non assumono più, anzi sfruttano quelli che hanno in modo continuativo, la maggior parte sono giovani, e non porta a nessun fatturato, ma sia di livello di profitto, ma anche come assunzione. Noi gli abbiamo chiesto questo, sembrava che ci fosse una convergenza anche delle altre forze. Alla fine la forza governativa ha fatto marcia indietro, o ha ricevuto pressioni oppure ha cambiato idea. Allora è chiaro che finché ci sono poche aziende che sono quelle che tengono in mano fermo un governo, è chiaro che lui risponderà sempre a quelle lì. L'articolo 18 che interessa il 2% delle aziende, ma io gli ho chiesto anche, ma perché non facciamo un provvedimento che interessa all'altro 98% delle aziende? Forse perché quelle due aziende lì sono quelle che li tengono il governo. Allora noi l'abbiamo proposta questa chiusura, questa regolarizzazione degli orari degli esercizi commerciali, e è passata una versione un po' light, perché pur di farla passare abbiamo anche contrattato alla Camera e al Senato, deve tornare da noi. C'era la convergenza governativa, hanno fatto marcia indietro, noi continuiamo a spingere con le associazioni di categoria che sono dalla nostra parte e speriamo che le cose funzionino. Intanto vi ringrazio per lo sforzo che avete fatto e per quello che avete donato per tutti i cittadini. Però mi sorge una domanda, visto io sono una ex imprenditrice, ho avuto varie attività, la pesanina, come si dice a Genova, banchiera, e mi è capitato di dover chiedere dei fondi europei o regionali, per l'imprenditoria femminile, per tutte queste cose qui. Beh, io non sono mai riuscita a prendere una lira, mai. E andando a chiedere, mi sono ritrovata davanti con delle persone che mi dicevano, faccio nomi e cognomi se non mi credo, ovviamente. Ma sa, venga un'altra volta che ne riparliamo un attimo, oppure sì, se lei lascia un tot le facciamo andare avanti la pratica. Ecco, in questo caso come facciamo a salvaguardarci da queste cose? Grazie della domanda e dello spunto di riflessione. Come facciamo a salvaguardarci da queste cose? Diciamo che un bel passo in avanti è quello di avere delle persone che iniziano ad infiltrarsi nelle istituzioni e che mettano un bel faro di trasparenza davanti a queste pratiche che a dir poco possono essere definite di mal costume, per essere generosi, per non andare veramente su discorsi ricattatori, perché chiaramente a volte addirittura i finanziamenti sottendono richiesta di voti, di controllo di bacini elettorali, eccetera.
Per quello che ci riguarda, noi agiamo nella massima e totale trasparenza. I soldi che metteremo a disposizione, che mettiamo a disposizione, che abbiamo messo a disposizione, saranno gestiti in maniera molto chiara. Noi non entreremo proprio in questa gestione, proprio per questo è stato fatto una procedura, abbiamo fatto tanto sforzo, abbiamo dormito addirittura davanti al Ministero delle Finanze, perché pensate che appunto proprio perché questa cosa non era mai stata fatta, non c'era la possibilità praticamente di erogare immediatamente senza che i nostri soldi finissero in un calderone indistinto, non c'era proprio la possibilità di accesso a questo fondo, quindi tu da una parte li davi, dall'altra parte la persona non riusciva a prenderli, per cui è stato un pressing incredibile per far fare il decreto e poi successivamente il ministero ha perso quanto tempo? Un anno, due anni per fare un decreto attuativo? 11 mesi per fare un decreto attuativo, cioè scrivere praticamente un rigo su un foglio di carta, questi sono stati i tempi. Tutto questo sforzo lo abbiamo fatto proprio per evitare le situazioni che la signora delineava, cioè proprio per dare una gestione corretta a questi soldi e per dare un inizio. Guardate, il Movimento 5 Stelle a volte dicono sì, vabbè, non è cambiato, l'Italia non è cambiata, ma... completamente stravolgere l'Italia, insomma, con regole democratiche, non so, è più facile trovare una bacchetta magica, forse per strada. Questo è un percorso che abbiamo iniziato e abbiamo iniziato bene, dopodiché il percorso deve proseguire con tutte le difficoltà, con tutti gli inciampi, con tutte le riprese, però è una luce che si è accesa. Quindi il nostro fondo in questo momento un po' rappresenta proprio una porta aperta, cioè da questo momento non è più quel tipo di politica che esiste, ma c'è un altro tipo di politica, dopodiché è l'inizio, la strada è quella e con tanta fatica continueremo a percorrerla, ma anche con tanto soddisfazione. Grazie per essere intervenuti e di dimostrare per l'ennesima volta che noi siamo diversi nel comportarci, nel modo di fare politica. La mia domanda viene sul microcredito e su quello che siete riusciti poi in Parlamento a far approvare per quanto riguarda i crediti dello Stato. Nelle aziende, comunque, qualsiasi azienda o comunque qualsiasi startup che viene a lavorare, lavora sempre con le banche, perché ufficialmente il credito non è libero a tutti. Le aziende che detengono determinati crediti da parte dello Stato, è vero che adesso potranno in qualche maniera riuscire a coprirlo con i debiti di già regressi, ma la problematica è che se si va fuori dall'anticipo di fatture, la banca non dà più credito e probabilmente da quel punto di vista lì, se la sua esposizione, soprattutto sulle aziende piccole, è bassa, a convenienza addirittura, in modo tale che queste aziende falliscano. Quindi la soluzione è avvenuta, ma è avvenuta per chi ha già un credito, ok? E quindi comunque ha determinate possibilità finanziarie per poter andare avanti e coprire comunque i debiti regressi. Perché da quel punto di vista lì, se si bisogna pagare i dipendenti o comunque i fornitori, non è che io li levo dei contributi o comunque da determinate spese, perché in quel momento io li devo pagare. L'altra domanda, tra virgolette, che mi viene da farvi è quella sul fattore delle grandi aziende. Stiamo perdendo degli asset fondamentali nelle aziende in Italia, stiamo praticamente svendendo e vendendo tutto, e questo viene in cascata addosso alle piccole aziende e comunque ai piccoli imprenditori. Avviene in che modo? Avviene che vendendo i nostri asset importanti, dall'altra parte perdiamo comunque sia credibilità, questo è il fattore del Made in Italy, e sia perdiamo da un punto di vista occupazionale, perché le aziende vengono comunque gestite da privati e i privati non hanno di per sé il famoso imprenditore che diceva lui, il nostro rappresentante, è sicuramente l'imprenditore che crede in una battaglia,
mentre i grandi gruppi comunque sono lì per logicamente tante volte speculare. Quello che sta accadendo da un punto di vista delle varie aziende è un continuo vendere determinate situazioni. Questo di per sé ci crea delle problematiche da un punto di vista. Come possiamo risolverlo? Da intervenendo, facciamo il caso dell'ILVA stesso, quindi possiamo fare il caso di Fincantieri, la Telecom, Enel, Autostrade per l'Italia, posso farne altri mille esempi da quel punto di vista che poi sono diventati parastatali o semi private ferrovie dello Stato. Possiamo fare mille esempi e adesso le municipalizzate. Tutto questo porta comunque a una situazione di logicamente di instabilità nell'economia italiana e i piccoli imprenditori sono costretti a seguire le regole delle grandi aziende. Quindi anche quello diventa una complicazione di per sé stessa, perché il piccolo imprenditore deve avere le stesse regolamentazioni di una grande azienda, quindi la SVP, la SLL, deve avere determinate comunque condizioni lavorative, i POS e tutto quello che avviene all'interno di un'azienda, sia che sia un'azienda di 15 persone, sia che sia un'azienda di milioni di persone. E la differenza è che l'azienda con grossi numeri ha più possibilità di credito, ha comunque delle certificazioni che gli permettono di avere degli sgravi fiscali e così tali da poter avere e quindi fare una concorrenza tra virgolette sleale contro praticamente le piccole e medie imprese, cosa che avviene costantemente, soprattutto se c'è di mezzo lo Stato, perché lo Stato di per sé stesso riesce comunque ad ottenere appalti o determinate cose a condizioni migliori. Questo per quanto riguarda l'industria. Il commercio, logicamente, lo studio di settore che prima facevi notare, è sicuramente un errore, anche perché era stato stimato su un calcolo del 2006, quando la nostra economia era tutt'altro un'altra economia. Adesso i parametri sono totalmente diversi e quindi un parrucchiere che fatturava determinate cifre non può fatturarle adesso, soprattutto perché le regole sono cambiate, mentre lo studio di settore no. Scusate. Rispondo alla prima parte della domanda, poi vabbè faccio un accenno a una persona prima, un ragazzo aveva domandato qualcosa riguardante la moneta, che poi tutto sommato vuoi rispondere? Per quello che riguarda le banche, se è stato fatto il discorso delle banche, l'accesso al credito, eccetera, sì, inutile star qui a commentare quello che le banche, il comportamento delle banche variopinto, diciamo così, quantomeno assolutamente prociclico, cioè sostanzialmente se l'economia gira male le banche ci danno la smazzata finale, se un imprenditore è in sofferenza loro chiedono immediatamente il rientro dal debito, così lo distruggono, lo polverizzano definitivamente, per cui anche le banche sono un argomento che nei nostri incontri con le imprese viene sempre fuori. In genere, per riassumere, alla fine poi la sintesi è sempre questa, cioè fondamentalmente il discorso del fisco, Equitalia, banche, quindi sono questi i vari capisaldi che tirando le somme vengono fuori. Per cui già abbiamo delle azioni che abbiamo iniziato e che illustriamo via via. Le banche a volte, cioè sempre, temono il rischio reputazionale e certe volte si comportano nei confronti dei clienti, anche perché, e quindi del piccolo imprenditore, in un certo modo, perché sanno che quella persona in quel momento è debole. Adesso però che noi siamo anche da quest'altra parte, quindi i cittadini si sono trasferiti dall'altra parte, anche dalla parte delle istituzioni, anche su questo la musica è cambiata e deve cambiare. Tant'è vero che noi riceviamo delle segnalazioni da parte anche di imprenditori che
chiaramente ricevono dei soprusi, ben inteso, il modo di operare delle banche e dei più subdoli a volte, magari firmi una carta, ti fanno firmare senza farla leggere, per esempio noi sappiamo benissimo che volevamo iniziare una campagna proprio sul profilo di rischio di ognuno di noi, perché sapete che noi, ognuno di noi è profilato in una banca con una certa predisposizione al rischio, e quindi anche se non lo sapete avete probabilmente firmato qualcosa nella vostra presso la vostra banca che vi ha identificato e avete dato con quel qualcosa l'autorizzazione a fare determinate operazioni con i vostri soldi. E allora volevamo fare una campagna virale per informare, proprio perché siamo a contatto con alcune persone che hanno scritto anche dei libri al riguardo, che hanno un po' smascherato questi trucchetti, diciamo, e volevamo fare, ci stiamo occupando di portare avanti una campagna virale sulla base della quale semplicemente voi domani mattina, e lo dico proprio a voi tutti qui, potete tranquillamente semplicemente andare a chiedere il vostro profilo di rischio all'interno della banca, farvi vedere, farvi mostrare quello che avete firmato e correggere in maniera fredda e lucida laddove vedete che non vi ritrovate. Per esempio, nel momento in cui si dice lei ha sentito parlare di derivati, chiaramente tu metti la spunta, sì, ho sentito parlare di derivati, quella spunta lì, magari anche tante volte per non fare la figura dell'ignorante, ma come non faccio la figura di quello che non ha sentito derivati, mettiamo sì, praticamente dietro quel profilo avete in qualche modo dato un'immagine del vostro profilo di rischio come uno che è disponibile ad acquistare derivati. Quindi io vi consiglio questa cosa, di controllare, anche di partire da queste cose. Questi incontri servono anche a questo, a fare consapevolezza e a rendere il cittadino che si trova, la signora diceva, di fronte al finanziamento che ti dà il politico che poi non te lo eroga, di fronte all'atteggiamento della banca, cioè a diventare noi cittadini più forti. E quindi dicevo, sulla base anche delle segnalazioni che riceviamo, noi aiutiamo proprio operativamente facendoci segnalare magari il direttore di banca che in quel momento sta avendo un atteggiamento scorretto approfittando di uno stato di disagio, noi in quel momento semplicemente smascherandolo, quella persona lì teme il rischio reputazionale, se si sa quello che sta facendo lui è fregato, ed è per questo motivo, e anche per questo motivo che stiamo qui, per dire che ci siamo anche in questi casi. Mi chiamo Roberto e sono un piccolo imprenditore, piccolissimo qua su Genova. Grazie per essere venuti e per essere qua con noi. Di tutti i problemi che avete parlato, non ho mai sentito parlare del problema del mercato internet, che è molto probabilmente un problema che sento particolarmente, perché mi sta mettendo proprio fuori completamente competizione con il resto del mondo, perché il mio principale concorrente è un'azienda tedesca che ha 1000 dipendenti, con la quale io non potrò mai competere. È stato mai pensato qualcosa, fatto qualcosa? Grazie. Soltanto un chiarimento, ma non riesci a competere perché questo, allora, si muove sul commercio online, il problema perché il mercato online è comunque, vai già a competere con delle imprese gigantesche che hanno un potere d'acquisto che è molto differente dal mio. Io vendo strumenti musicali, questo qua quando compra un camion rimorchio di pianoforti io ho comprato un piano, quindi di conseguenza mi trovo sempre in svantaggio. Oltre a esserci una fiscalità diversa, perché in Germania hanno un'altra aliquota, in Germania hanno un'altra tassazione, lui può vendere a prezzi inferiori dei miei. Non esiste proprio, a parte il fatto che credo che internet comunque sia anche, ci sia un'evasione pazzesca, perché esistono dei siti, esistono dei portali, esistono delle cose che riescono a vendere a prezzi, ditte che non hanno, che non pagano tasse, ditte che non esistono, che nascono e di punto in bianco muoiono, spariscono, rovinano il mercato tutti quanti. Però non ho mai sentito parlare da nessuno
di questo problema qua. Allora a questo punto penso che sia solo il mio problema. Anzi, è un problema gigantesco, stiamo pure trattando in Commissione Finanze il discorso della, della reale collocazione dell'impresa, dell'organizzazione stabile, se sta in un paese a fiscalità avvantaggiata, non dico privilegiata perché i famosi paradisi fiscali via via si stanno riducendo, ma sicuramente al di là dei paradisi fiscali trovare un paese a fiscalità avvantaggiata rispetto all'Italia non ci vuole niente, basta varcare il confine, sono tutti avvantaggiati rispetto a noi. Quindi questo è un problema, sì, si sta affrontando, un problema molto complesso, perché è complicato a volte anche proprio andare ad identificare le reali sedi di produzione dei paesi. E, relativamente all'Europa, posso dire che il problema fondamentale è sempre collegato, e con questo rispondo anche alla domanda che faceva prima il ragazzo che è intervenuto, il problema è stato sempre quello di fare un'unione diciamo europea senza tener conto delle specificità dei singoli casi, e in particolare lei ha toccato un tema, quello della fiscalità, cioè noi abbiamo fiscalità diverse e che razza di Unione Europea è questa se la Germania ha una pressione fiscale. E noi su questa cosa qui abbiamo fatto una mozione l'anno scorso già a proposito dell'IVA, perché quando c'è stato l'aumento dell'IVA al 22%, anche su quello, cioè ma come si può fare a competere a livello europeo con paesi che hanno l'aliquota IVA ordinaria inferiore alla nostra? Quindi qua si tratta anche lì di fare un'unione delle fiscalità, dei punti di partenza, prima di mettere le imprese a competere. È come se praticamente qua ci fosse uno che ha i trampoli, un altro che ha le gambe tagliate, e sullo stesso nastro di partenza si guardano entrambi e dice va bene, facciamoci 30 metri chi arriva prima. Cioè questa è la situazione. Quindi, e anche in questo, il primo movimento eurocritico, anche per questi motivi, siamo stati noi. Quindi lei identifica due ordini di problemi. Uno è il discorso online, che effettivamente è una cosa da regolamentare, ma è un mercato enorme. È aggravato dal fatto che poi giriamo sempre intorno allo stesso argomento della fiscalità italiana, che è assolutamente penalizzata. Sull'euro, sì, a proposito dell'euro. Non sapere se ero d'accordo con me sul fatto che non si può avere una moneta senza uno Stato. Punto e stop. Sì, certo, ma questa è la visione che abbiamo detto noi. Il problema non è fare la stessa moneta. Noi non abbiamo detto che l'Italia, lei prima diceva, semplificando il discorso, che l'Italia non può avere la stessa moneta della Grecia perché sono due economie diverse. Benissimo, così coincide con il nostro discorso. Le monete devono rispecchiare il tessuto economico. Se i tessuti economici saranno diversi, le monete saranno diverse. Dopodiché c'è un tessuto dell'Europa economico, dell'Europa mediterranea, che sicuramente ha dei tratti in comune rispetto al tessuto economico nord europeo, ma questo non significa che noi stiamo dicendo che la Grecia deve avere la moneta italiana, ma sicuramente di riconsiderare tutta la politica monetaria. Ma ha senso però uscire dall'euro e andare in un'unione monetaria dei paesi mediterranei? Allora teniamoci l'euro, tanto vale, nel senso. Come dici, scusami? Non ha senso toglierci dall'euro e andare in un'altra unione monetaria? Ma non ho detto questo, okay, però okay. Dobbiamo un attimo capire. Noi stiamo parlando, allora, guardate, economicamente l'Unione, chiariamo questa cosa qua, noi non è che siamo contro l'Europa, contro l'Eurocommissione, c'è molta confusione. L'Unione monetaria è l'ultimo tassello di un'unione di nazioni. È come se uno dovesse uscire di casa e l'ultima cosa che mette prima di uscire è un cappello. Dopo che ti sei vestito, non è che esci nudo col cappello, chiaramente. Quindi non è che qua si tratta di fare la stessa unione monetaria, qua si tratta, se si vuole fare in Europa, di armonizzare
una serie di realtà e poi successivamente si vede se si può a valle di questa armonizzazione avere anche una moneta comune. Invece in Europa è successo esattamente il contrario, si è presa la moneta tedesca col cambio vantaggioso per la Germania e si è appiccicata tutta una serie di nazioni. Quindi è economicamente e concettualmente il discorso opposto. Questo è il punto. La domanda invece è sull'elettron. L'elettron viene fatto spesso, queste banche si prendono i soldi allo 0,7 e non danno un centesimo alle aziende che sono in credito. Non danno niente, si prendono i soldi. Chi conosce cosa è l'elettron sa di cosa sto parlando. Quindi questo denaro dovrebbero come minimo o investirlo, fare credito a chi lo chiede, che sta morendo, o quantomeno dare qualcosa a chi gli viene, a chi è creditore dello Stato, almeno quello. E quindi questo non lo stanno facendo e vi domando a te e a tutti voi che a noi vi amiamo tutti, sia chiaro. Sappiamo la battaglia che state facendo, la vediamo, sappiamo in quale melma siete dentro e come dovete resistere, quindi vi amiamo. Quindi voglio dire questo, ma lo sento di dire così. Quindi, poi anche te, l'uomo sei lui che c'è combattiva, guarda, ti vedo, come la Barbara Renzi in altra parte. E quindi, io volevo dire, sull'elettron un'altra cosa. Dal 2008 siamo entrati in cosiddetta crisi, è fallita la Lehman Brothers, è successa la bolla speculativa dei mutui subprime, dietro la Lehman Brothers è fallita la JP Morgan e la Goldman Sachs e tutte le nostre banche europee sono in crisi. Per conto mio sono in crisi ancora adesso, per conto mio le banche più grosse chiamano le cose italiane, la Unicredit eccetera, per me è in crisi, è per quello che il governo delle banche che vuole aiutare le banche, lo abbiamo visto col Monte dei Paschi, e poi un'altra cosa è che io scrivo anche sul blog, con la gente che non ha capito cosa fare i 5 Stelle in Parlamento, proprio ieri ho scritto a un blogista, ho detto ma cosa fai a fare, perché brontolavano quando voi siete andati a fare casino sotto allo scranno della Boldrini quando c'era da votare contro l'aumento del capitale della Banca d'Italia. La Banca d'Italia aveva un capitale di 156.000 euro, non milioni, mila, 156.000 euro, l'hanno aumentato di 7 miliardi e mezzo che abbiamo pagato noi e hanno fatto bene andare a brontolare. Quindi purtroppo c'è molta gente che purtroppo non capisce ancora bene cosa sta facendo 5 Stelle in Parlamento contro la Boldrini, contro il governo, perché queste cose qui di pronto da, cioè è come quando si vanno sul tetto, i 5 Stelle vanno sul tetto, ma per forza, ma l'avete capito bene l'articolo 38 cosa volevano fare? Prima e riportarvi quella che forse avrete seguito nei mesi scorsi, lo scandalo LuxLeaks, che ha coinvolto il presidente della Commissione europea Juncker. Ritorniamo sempre sullo stesso tema. Juncker è stato presidente, è stato ministro dell'interno del Lussemburgo e il Lussemburgo ha eluso miliardi grazie al sistema fiscale che è presente nel Lussemburgo e che lo stesso Juncker, che è oggi a capo della Commissione europea, ha portato avanti come politiche nel suo paese, in Lussemburgo, per tutti gli anni in cui è stato chiaramente ministro. Quindi stiamo parlando di un tema che è il cardine, il nocciolo della questione europea, perché è ovvio che quando si sente, si parla, si cerca di andare nella direzione dell'armonizzazione fiscale, a questi qui vengono i capelli ritti così in testa, perché è ovvio che non la vogliono, non la vuole l'Unione Europea, non vuole un'armonizzazione fiscale.
Ed è qui veramente la questione, le differenze e i pericoli che ci mettono in, mettiamo in campo quando poi parliamo di euro, perché è una camicia di forza che ci tiene insieme con condizioni però di diseguaglianze incredibili tra gli stati europei. E quando lo scandalo di LuxLeaks è venuto fuori, è emerso nei mesi di novembre, il Parlamento europeo, che ricordiamolo è l'unico organo democraticamente eletto dell'Unione europea, perché Commissione e Consiglio chiaramente non sono direttamente eletti dai cittadini dell'Europa, e quando il Parlamento europeo si è espresso subito su questo problema, abbiamo noi come 5 Stelle insieme al nostro gruppo abbiamo presentato una mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Commissione Juncker, e la mozione di sfiducia è l'unico strumento che ha il Parlamento europeo nei confronti della Commissione per essere in qualche maniera efficace, perché saprete bene che l'Unione Europea è fatta da queste tre grandi teste. La Commissione Europea è la testa, diciamo, ed è l'input legislativo, e l'iniziativa legislativa è parte e competenza della Commissione Europea. Dopodiché abbiamo Parlamento e Consiglio, che vanno ad emendare ciò che la Commissione propone. Quindi è un ruolo in qualche maniera subordinato a quello della Commissione Europea, per quanto chiaramente di condivisione di lavoro. Bene. Questo per dire che la mozione di censura è stata bocciata da gran parte del Parlamento europeo, nonostante fossimo appunto accompagnati da varie altre forze politiche che si schierano molto contro le politiche di austerità che questa Commissione europea sta portando avanti. Quindi c'è sempre da fare una bella differenza tra quelle che sono le chiacchiere e quelle che sono le azioni, perché anche al Parlamento europeo una mozione di sfiducia per la copertura del Presidente Juncker è stata bocciata da gran parte dei deputati europei. L'ultima, sarò brevissimo, con 3 minuti europei. Allora, mi chiamo Gianni, sono un piccolo imprenditore di Genova, ho un assento balneare, sono un concessionario, al cui interno c'è 2 ristoranti, una discoteca, svolgo funzioni sociosanitarie perché in Corso Italia salviamo anche gente che riesce a negare. Consiglio questo documento. Allora, a tutti e 4, come vedete. E premesso che, allora, lo Stato deve sapere chi sono i titolari delle concessioni. Le opere devono essere fatte con rispetto ambientale e strutturale, e inoltre noi con l'Europa assolutamente non ce l'abbiamo, perché il problema non è la direttiva europea, ma il problema sono i governi. Non si sente, scusate, il problema non è la direttiva europea, ma sono i governi che pensano di svendere l'asset, come l'avete chiamato, turistico, facendo sloggiare le 30.000 piccole imprese familiari che possono aver avuto dei problemi, chi è più simpatico, più antipatico, più evasore fiscale, chi non è evasore fiscale, chi può aver pagato poco di canone, meno di canone, ma è un discorso che verrà affrontato in questo documento che noi vi sottoponiamo. Leggerlo, e se per cortesia lo condividete, perché questo è un documento unitario sottoscritto da tutte le associazioni sindacali, escluso Ostia, che di Roma sa il perché, ok? Sappiamo, perfetto, ok? Perché il problema è, parlerei per ore e ore, però per essere chiaro, il problema è questo. Allora, la Comunità Europea ha fatto una direttiva. Non si comprende perché la Spagna a luglio del 2014 è andata in Europa e ha detto le concessioni dei demaniali spagnoli sono prorogate di 75 anni, punto, basta, è così, via. La Croazia, idem, e l'Italia non ha avuto il coraggio in questi anni di andare in Europa e dire allora un asset turistico italiano sono le spiagge, che poi sì, che è necessario un riordino, parlo al concessionario, è necessario un riordino, è chiaro. Anche per noi stessi, diciamo male, la cuccagna è finita, ok? Per certi non è nemmeno iniziata comunque, ok? Riordino dei canoni demaniali, certi canoni sono, parlo io parlo, pago molto perché sono un pertinenziario, ecco. Certi canoni sono ridicoli, però da un lato ti dico, padrone di casa, se tu non sei in grado di dirmi quanto devo pagare d'affitto, onestamente, via,
non sono io che venga a dirti guarda pago poco aumento, ma noi chiediamo un riordino, non vogliamo, sappiamo bene che ormai non saremo più per tutta la vita, un riordino della normativa. Ma questo è un altro... Scusami, allora, tu non mi hai ascoltato, o meglio, magari io non mi sono troppo espresso. Io chiedo, infatti c'è un codice, c'è un articolo del codice della navigazione che diceva il concessionario demaniale deve adempiere ai propri impegni. Se non adempie, ti revoca il concessionario. Certo. Giusto? Per questi impegni vuol dire che c'è invece un ente, regione, comune, provincia, a cui io chiedo, voglio fare questo, posso? Sì? No. Me lo devi, o mi dai il permesso, oppure me lo devi far fare, cioè se vuoi me lo fai, cioè se hai doni, eccetera, quello che vuoi, se no mi devi impedire di farlo, però lo devi fare. Non parlo. No, perché tu parlavi della Spagna, aspetta. Io ho visto che in Spagna, bravissimo. Non facciamo un dibattito, adesso sentiamo la risposta. Una cosa è questa, io chiedo che unicamente questo, che questo documento sia da voi adeguatamente studiato, è un documento condiviso da 30.000 piccole imprese familiari che rappresentano uno spicchio abbastanza considerevole in forza lavoro, e se nei prossimi, dico giorni, perché abbiamo avuto un incontro la settimana scorsa con Barretta giù all'Ascom, no, con Commercio in Piazza Belli, Roma, proprio per cercare il riordino. Basta, non diciamo nient'altro. Sì, posso rispondere. Allora, la materia della... questa cosa mi appassiona abbastanza, nel senso che è uno degli emblemi di come vengono gestite, come viene gestita la cosa pubblica in Italia, uno dei tanti esempi. Dopo due anni, da quando siamo lì, che abbiamo chiesto ripetutamente, dal primo giorno che siamo in cui siamo entrati, abbiamo chiesto al governo un riordino della materia attraverso interpellanze urgenti, interrogazioni, indagini conoscitive. Vogliamo una chiarezza di questa cosa, di questa materia. Sono 7.000 chilometri di coste in cui ci sono degli imprenditori di primissimo livello, sono quelli che praticamente sono il biglietto da visita del nostro mare, sul quale praticamente quando si parla di turismo verso i quali ci si dovrebbe rivolgere, e sono imprenditori che sono in trincea, messi alla stregua di veri e propri camorristi selvaggi che distruggono le coste. Sono due anni che abbiamo chiesto un riordino della materia per dare spazio. C'è una mia interpellanza urgente, tra l'altro ben un anno fa, in cui io chiedevo un riordino, già la materia dei canoni demaniali è gestita attraverso un registro che si chiama il Servizio Informativo Demaniale ed è praticamente in stato di abbandono, e quindi chiedevo un riordino attraverso questo registro, ma non solo, non soltanto perché chiaramente, come diceva l'imprenditore, è ingiusto che ci siano persone che paghino canoni bassissimi, che magari hanno dei tratti di costa per i quali bisognerebbe pagare molto di più, ma anche perché, scusatemi, passatemi in termine, in questo casino generale si arriva puntualmente al fine anno che lo Stato dà una bastonata in testa a tutti, e questo non va bene, perché poi alla fine chi paga è l'imprenditore onesto. Quindi, e qui è un discorso soltanto di volontà politica, lo sapete perché non lo fanno tutto questo? Questo lo vivo io personalmente, perché non paga niente in termini elettorali questa roba qua. Se tu vai dalla Gruber, da Vespa o da Floris a dire io ho riordinato i canoni demaniali, non acchiappi neanche un voto, perché giustamente la gente da casa dice cosa avrà fatto mai, cosa significa. E quindi, poiché ormai si parla soltanto per slogan e per prendiamoci e raffiamo quanto più è possibile, si lasciano queste situazioni sospese, che invece sarebbero proprio la base su cui costruire un tipo di governo diverso, più ordinato, più trasparente, più pulito, e per fare in modo che lo Stato poi sappia, nel momento in cui servono realmente le risorse, dove andare a prendere queste risorse e dove non andarle a prendere.
E anche in Europa è collegato, perché nel momento in cui tu porti una situazione più ordinata e più organizzata, ti senti anche più sicuro tu personalmente poi di battere i pugni sul tavolo e di dire: adesso per queste aziende la Bolkestein non viene applicata, punto e basta, perché io so che sono aziende sane, che combattono, che rispettano l'ambiente, e tu non mi rompi le scatole per non dire qualche altra cosa. Adesso chiudiamo la serata. Voglio ringraziare il gruppo consigliare del Movimento 5 Stelle Genova e Paolo Putti, che hanno reso possibile l'organizzazione di questo evento, e tutto lo staff tecnico che ci ha accompagnati in questa serata. E un'ultima cosa volevo chiedere a tutti quanti, chiaramente ringraziamo i nostri portavoce per essere venuti e essere stati con noi, e l'ultima cosa, se potete, all'uscita ci sono alcuni nostri gadget, e siccome sapete che noi ci autofinanziamo, se volete fare qualche offerta eccetera. Io volevo solo dire questo, vabbè, ringrazio tutti quelli che sono venuti qua, credo che abbiamo continuato a confrontarci e a crescere un po' reciprocamente. Devo dire che da consigliere comunale sono abituato a dei piccoli e medi imprenditori un po' più piccanti, cioè io sono abituato a incontrarli o nel gruppo, o nell'aula o in strada, e sono un po' più piccanti. Qua devo dire che siete stati molto bravi, quindi mi aspettavo un po' più arcigni, va bene, ma ci sarà una prossima volta, come dire, perché indubbiamente credo che assieme si possa costruire qualcosa di interessante. Io sono lì temporaneamente per cercare di rappresentare la mia comunità. Ovunque sono andato negli anni passati, io ho vissuto un anno a Torino, e la cosa che mi colpiva era che io percorrevo questi viali enormi, guardandomi attorno era tutto grigio, tutto buio, non c'erano luci, non era vissuta da questo punto di vista, e per me era un impatto molto forte, perché abituato a Genova a vivere strade dove ci sono botteghe di artigiani, dove ci sono piccole e medie imprese commerciali, dove ci sono laboratori, era per me, ho capito solo allora quanto fosse per me una ricchezza tutto questo. Vorrei davvero che da oggi, diciamo, riprendiamo un po' a ricostruirla e a difenderla questa ricchezza, perché per me è davvero importante. E come sempre noi nel nostro piccolo siamo disponibili, e vi chiedo anche voi di aiutarci, perché abbiamo bisogno di capire di più e di avere più informazioni per renderle efficaci poi all'interno delle istituzioni. Siete la nostra risorsa principale. Grazie a tutti.